Iniziamo con la prima parte, diciamo, principi base del diritto d'autore e lo facciamo, essendo materia giuridica ed essendo in un ordinamento di cosiddetta civil law come quello italiano, si parte dalle norme. Non vi annoierò troppo con le norme, cercherò comunque quelle che vedremo, perché alcune dobbiamo per forza vederle, cercherò di rendervele un po' leggere commentandole con esempi. Vi assicuro che spesso, appunto, soprattutto su queste materie, si fa prima a partire dalla norma, leggere la norma, perché in realtà sono state scritte abbastanza bene. La legge sul diritto d'autore è una buona legge, benché sia un po' vecchiotta, come vedete, 1941, è scritta bene e vi assicuro che è comprensibile anche senza avere competenze giuridiche specifiche. È del 41, non vi scandalizzate troppo, perché sono tante le leggi che hanno una data vecchia nel nostro ordinamento, ma non sono rimaste sempre uguali a se stesse, nel senso che è del 41 l'impianto originario. Ma poi è stata più volte modificata, troverete dei bis, dei ter, degli articoli che sono stati tagliati, modificati, quindi non è la legge del 41 tale quale. Effettivamente ogni tanto ci si chiede se non sia il caso di riscriverla e cambiarla del tutto, come è stato fatto ad esempio sulle marche e brevetti, che avevano delle leggi simili, sempre di quegli anni lì del 39, che sono state invece poi appunto completamente riscritte e inserite in un testo unico che si chiama Codice della Proprietà Industriale. La parte sul diritto d'autore invece è stata lasciata a sé stante come appunto una legge speciale dell'ambito civile ed è rimasta questa, la 633 del 1941, quindi più o meno tutte le norme che citeremo oggi vengono da questa legge. E questo è l'articolo 1. L'articolo 1 ci risponde alla domanda che trovate nel titolo della slide, cioè che cosa tutela il diritto d'autore? Ok, cioè ci delimita il campo d'azione del diritto d'autore, così cominciamo a capire di cosa si occupa precisamente il diritto d'autore e quindi come conseguenza evitiamo di confondere il diritto d'autore con altri istituti giuridici, tipicamente ad esempio la confusione che capita più spesso è quella tra diritto d'autore e brevetto, no? Il diritto d'autore si occupa di questa roba qua che adesso andiamo a leggere, cioè delle opere dell'ingegno di carattere creativo. I brevetti si occupano delle invenzioni industriali, ok? Quindi sono un'altra cosa, proprio anche a livello, cioè, basta lo Zingarelli, cioè, per capire il concetto tra la differenza tra invenzione e creazione intellettuale, ok? E quindi capiamo, leggiamola e capiamo bene di cosa si occupa. Cioè, sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo. Quindi questa è la definizione che troveremo spesso, opera dell'ingegno di carattere creativo vi deve tornare spesso anche perché il carattere creativo è proprio il requisito che fa scattare il diritto d'autore, cioè l'atto creativo, il fatto che ci sia della creatività. E dice che appartengono a questi campi, diciamo, della creatività umana, cioè la letteratura, la musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo e la forma d'espressione. Quindi comunque fa un elenco di campi, però con questo qualunque sia il modo la forma di espressione in realtà lascia molto aperto l'ambito di d'azione. Perché? Perché il legislatore del 41 aveva capito che poi più o meno le forme di espressione di creatività si sarebbero evolute in virtù dell'evoluzione tecnologica, dei nuovi modi di comunicare, no? Quindi al giorno d'oggi non abbiamo solo queste forme di creatività, ma abbiamo anche delle forme di creatività che fanno un mix di tutte queste, no? Pensate a tutta la creatività multimediale, digitale che abbiamo oggi, in realtà mette insieme aspetti legati alla, non so, un sito web multimediale o un CD-ROM, un DVD multimediale, ha dentro letteratura, ha dentro musica, perché magari c'è un sottofondo musicale, ha dentro della grafica, quindi c'è arte figurativa e magari ci sono dei video, quindi c'è anche della cinematografia, della videografia. Ok, quindi questa formula lascia aperto il campo e la norma si fermava qui al punto nel 41. È stato aggiunto successivamente un altro comma perché effettivamente nel 41 il legislatore difficilmente si poteva immaginare il software e le banche dati come nuove forme di creatività e dice che appunto sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie nonché le banche di dati che per la scelta e la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. Quindi aggiunge rispetto a questi campi della creatività, che sono quelli classici della creatività umana, aggiunge la creatività, diciamo, informatica, il software e le banche di dati, che quindi sono, penso, vista la platea che abbiamo qua, sono due campi che possono interessare molto, perché immagino che chi fa ricerca in ambito, ad esempio, fisica, chimica, ingegnere, tecnico-ingegneristica,
abbia una componente di sviluppo software non da poco. Chi gestisce una biblioteca, un archivio importante, debba avere a che fare col concetto di banca di dati, ok? Segnalo una cosa che segnalo sempre in questa norma e che, vabbè, forse vista la partita di oggi non vi scandalizzerà molto, però dice che i programmi per l'elaboratore sono equiparati a opere letterarie. Gli informatici non penso che abbiano problemi a capire perché il legislatore ha fatto questo passaggio logico. Magari gli altri ci devono pensare un attimo, perché ha equiparato il software alle opere letterarie, non ad altri tipi di opere, all'architettura ad esempio. Perché proprio alle opere letterarie? Prego, se avete... Nessuno propone, anche gli informatici e gli ingegneri non viene in mente. Perché? Perché il software si scrive, esattamente, la risposta semplicissima è questa qua. Perché il software viene realizzato, viene sviluppato sotto forma di codice sorgente, no? Di linguaggio di programmazione, ok? Non so se avete mai visto lo schermo del computer di un informatico, è pieno di testo, nero, su sfondo nero, carattere bianco, però tendenzialmente lo schermo degli sviluppatori software è pieno di testo, un testo che per me è incomprensibile, ma per loro invece ha un significato. Per loro sanno anche dirvi se un software è stato scritto bene o male, se si poteva scrivere meglio, se si potevano togliere delle funzioni e metterle in un altro posto, se è ridondante, se certe cose sono state scritte male, se si poteva scegliere un linguaggio di programmazione migliore per quel tipo di funzione piuttosto che un altro. Ok, quindi il software effettivamente ha a che fare con la scrittura e con il linguaggio. E per questo motivo appunto il software viene tutelato con diritto d'autore e in Europa, attenzione, non è, purtroppo in altri ordinamenti non è così, invece che con brevetto. Quindi negli Stati Uniti invece sono riusciti a far passare questa cosa della brevettazione software, da noi il Parlamento Europeo ha votato nel 2007-2008 e c'è una direttiva che appunto chiarisce senza molti equivoci e possibilità di interpretazione che il software è tutelato da diritto d'autore. Ok, basta, ci sono domande, curiosità su questa parte? A parte che si completa l'articolo 2, quindi aspetta, forse tenetevele lì perché magari vi risponderanno le prossime slide. Il successivo articolo 2, cosa fa? Non fa altro che diciamo dettagliare meglio questo elenco che è già stato fatto nell'articolo 1 e crea, diciamo, 10 categorie di opere. Sono dalla 1, vedete, queste qua sono fino alla 7, poi ci sono le altre 3. E queste sono le 10 categorie classiche in cui il diritto d'autore italiano si divide. In realtà poi, come abbiamo visto prima, c'è questo qualunque ne sia il modo, la forma di espressione, che lascia comunque il campo aperto ad altre categorie che siano magari il frutto dell'incrocio di quelle 10. Però tendenzialmente, adesso le leggiamo tutte, siamo più o meno in quelle 10. Quindi se un tipo di creazione non è in una di queste 10, vi deve quantomeno accendersi un campanello d'allarme che forse non siamo sotto l'ambito del diritto d'autore, ma siamo sotto l'ambito o di un'altra forma di tutela, che potrebbe essere appunto il brevetto o il marchio, oppure non siamo proprio sotto nessun tipo di tutela. Nel senso che magari quella cosa lì che voi pensate sia tutelata non è tutelata in nessun modo. Ok, grazie, finalmente. Ok, abbiamo l'acqua. Quindi vediamole, così capite. Il punto 1, le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se in forma orale. Ok, quindi tutta la creatività testuale letteraria in senso molto ampio. Le opere e le composizioni musicali con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti per sé opera originale, poi il punto 3, le opere coreografiche e pantomimiche delle quali si è fissata una traccia, il punto 4, le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione, delle arti figurative similari, compresa la scenografia, il punto 5, i disegni e le opere dell'architettura, il punto 6, le opere dell'arte cinematografica muta o sonora, il punto 7, le opere fotografiche, quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia. La norma del 41 si fermava a questo punto 7, no? Quindi questa è la norma originaria. I punti 8, 9 e 10 sono frutto di aggiunte successive negli anni, tutte e tre dovute a direttive europee, nel senso che le grosse evoluzioni che abbiamo avuto in questa materia sono tutte figlie del, diciamo, del diritto europeo, delle direttive europee che hanno spinto i paesi dell'Unione
come dire, a armonizzare i loro sistemi, quindi ad avere una tutela sul diritto d'autore uguale in tutti gli stati dell'Unione. E quindi nel 92 è arrivata una direttiva, è arrivata, diciamo, la riforma, anche lei figlia di una direttiva europea che chiedeva agli stati membri di tutelare il software con col diritto d'autore, quindi è comparso il punto 8, il quale dice appunto i programmi per il laboratorio, quindi rientrano, diciamo, sotto tutela del diritto d'autore i programmi per il laboratorio in qualsiasi forma espressi perché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. E poi il punto 9 invece è figlio di un'altra direttiva del 96 che si è occupata della tutela delle banche di dati, creando anche un diritto un po' particolare che si chiama diritto sui generis, non a caso, proprio perché è un diritto così nuovo e così strano rispetto a tutti i diritti che si erano visti fino a quel momento. E quindi appunto è stato aggiunto anche il punto sulle banche dati, e dà una definizione, dice: le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Quindi dà anche la definizione di cosa si intenda per banca dati dal punto di vista del diritto d'autore, e precisa che poi comunque la tutela della banca dati non si estende al contenuto della banca dati, come dire, cioè, e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto, ovvero se io faccio una banca dati di fotografie, il diritto del creatore della banca dati è un diritto separato rispetto ai diritti dei vari fotografi che hanno comunque i diritti sulle fotografie, ok? Quindi specifica questo, si crea sempre, quasi sempre un doppio livello di tutela quando si parla di una banca dati. E infine il punto 10 è del 2004 o 5, non mi ricordo mai, ed è, si occupa delle opere del design, cosiddetto design industriale, che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Ok, quindi di queste 10 categorie credo che ce ne siano alcune che vi interessano molto, alcune che vi interessano molto poco. Ad esempio, non credo che in un corso come quello di oggi si possa aver senso parlare di cinematografia o di coreografia e pantomimica, però insomma, di scultura, pittura, però tutte le altre possono essere interessanti, perché comunque anche la scrittura di paper di ricerca rientra sotto le opere letterarie. C'è comunque una parte di grafica, di gestione delle fotografie per quanto riguarda appunto le immagini che si inseriscono in manuali, paper e via dicendo. Programmi per il laboratorio l'abbiamo già detto, comunque in tutta ormai nella ricerca c'è sempre una certa parte di sviluppo di software e delle banche dati, l'abbiamo anche detto, nel senso che chiunque gestisce archivi di opere, come vedete, quindi anche una banca dati di articoli è una banca dati su cui il gestore della banca dati ha un diritto sulla banca dati, ma lascia impregiudicato e separato i diritti sui vari paper e articoli che sono inseriti nella banca dati. Prego, c'è una domanda. Sì. Una presentazione PowerPoint o un insieme di presentazioni PowerPoint per finalità didattiche possono essere tutelate e quindi anche vendute come opere didattiche? Beh, opere didattiche, diciamo, come categoria non esiste, ma le slide sono un mix tra un punto 1, direi, perché comunque c'è una parte testuale letteraria, e un punto 4, perché comunque c'è della grafica, no? Poi ovviamente bisogna vedere quanto sono creative, cioè su questa slide, questa qua che stiamo leggendo, io dubito di poter vantare un diritto d'autore, perché? Perché è un copia e incolla della legge. Ok, no, certo. Quindi cioè, comunque ricordiamoci che il requisito essenziale è questo qua, è il carattere creativo, quindi se non c'è creatività non c'è diritto d'autore, se non c'è creatività non c'è diritto d'autore, quindi in questa slide, anche qui, nemmeno sulla grafica posso vantare un gran diritto d'autore, perché non è che ci sia questa gran grafica, perché i due loghi, ecco sì, l'unica cosa posso vantare un diritto di marchio sui due loghi, perché sono uno a quello del mio studio legale, quello di un sito web che gestisco, in cui confluiscono tutte le mie attività di formazione, però su questa slide e sulle altre due che avete visto non c'è un diritto d'autore, cioè difficilmente posso vietare a un altro di fare una slide simile, perché chiunque parlasse di diritto d'autore e volesse fare un'introduzione farebbe vedere le stesse due norme, non è che ci sono tanti modi. Ok, prego. Io volevo chiedere una cosa, io insegno storia e proprio per quanto mi riallaccio a quanto appena chiesto il collega, cioè e io faccio dei PowerPoint che poi metto in Moodle, sulla piattaforma Moodle, e sono dei PowerPoint che comunque dal punto di vista didattico
faccio io con delle interpretazioni anche da questo punto di vista. Allora, a me, ad esempio, sta bene che gli studenti possano accedere anche con la famosa password di protezione e così via, ma la mia domanda è che dopo loro li hanno questi PowerPoint, e non quest'anno, ma negli altri anni mi sono resa conto che di questi PowerPoint fanno mercato. Nel senso che li vendono. Certo. Allora, io su questo non sono d'accordo, e mi chiedo come posso tutelarmi, anche perché è una faticaccia enorme farli, per esempio per i corsi monografici e così via. Io quest'anno, ad esempio, non ho messo niente in Moodle e li ho dati con una norma, dicendo, a presente la famosa norma di rispetto del questo materiale non può essere diffuso se... Però, ecco, come ci possiamo tutelare? Perché da un lato ci viene chiesto di mettere in Moodle il materiale didattico, e dall'altro vediamo che poi gli studenti scaricano e vendono online lei lavora, materiali. Non a Trieste, li vendono. Lei lavora qui. Io sono il Dipartimento di Studi Umanistici, sono una storica contemporaneista. Ok, allora, premetto che la risposta forse non piacerà, nel senso che io sono un... sì. Lo premetto, perché io sono un sostenitore della libera condivisione, nel senso che tutti i miei, anche i miei libri che comunque vengono venduti, io li rilascio liberamente. Quindi la preoccupazione che degli studenti distribuiscono del materiale didattico realizzato... Che lo vendano, è un'altra cosa. Distribuiscono il materiale didattico realizzato da un docente di un'università pubblica che comunque è già da un lato stipendiato per fare questo tipo di attività, diciamo non è una sua scelta personale, ma è una sua mission istituzionale come docente di un'università pubblica, quella di mettere a disposizione dei materiali didattici, sì o no? E dipende, nel senso, perché anche il discorso dell'open access, se parliamo adesso, oggi non era argomento del, però anche il discorso dell'open access ci sono dei progetti europei che chiedono obbligatoriamente di distribuire in open access, quindi non è un favore che il ricercatore, il docente fa al mondo di rilasciare in open access la sua opera, ma è richiesto. Perché? Perché si ritiene che il suo lavoro sia già stato pagato e che quindi il diritto d'autore in quel caso non debba diventare un ulteriore elemento per creare una barriera all'accesso a questi documenti. Diverso sarebbe se uno fa un'attività di, come dire, privata, imprenditoriale, di, non so, uno di lavoro fa l'autore, ci sono soggetti che scrivono le canzoni di lavoro per gli altri e loro vivono di quello è più che legittimo. Quando siamo nell'ambito dell'insegnamento pubblico, universitario pubblico, della ricerca pubblica, dove appunto sono già stati elargiti dei fondi, io non so se sia l'approccio corretto quello del docente che vuole fare causa agli studenti perché non voglio fare causa. Allora lei mi ha chiesto, io le sto rispondendo da giurista, lei mi chiede come faccio a tutelarmi, io le rispondo. Faccio un esempio, scusatemi, perché è una cosa abbastanza delicata. Io talvolta nel PowerPoint devo citare delle fonti. Devo citare anche, per esempio, passaggi di testi scritti da altri. Io metto sempre la citazione sotto. Questo mi crea un problema? No. Quello, anzi, lei lo deve fare, è giusto che lo faccia, perché sia da un lato, sia da un punto di vista, diciamo, scientifico, perché è un modo per dimostrare che le mie teorie sono sostenute da autori precedenti, oppure è un modo per criticare degli autori precedenti che dicono una cosa che secondo me non è corretta. Quindi la citazione dopo lo vediamo, se fatta correttamente con l'indicazione dell'autore, dell'editore, della fonte completa, è corretta. E quindi quello non va a crearle un problema, nel senso che non è che vengono a prendere lei perché lei ha inserito. Ok, tornando alla domanda originaria, se lei mi chiede come faccio a tutelarmi, ahimè la risposta è quella: faccia causa agli studenti, se ritiene. Allora, per l'amore del cielo, cioè non ci sono tanti altri modi. Secondo me il modo è quello che suggerisce lei, sì, usare una regola di mercato, cercare di non creare questo secondo mercato. Io, esatto, quello che, bravo, perché, esatto. Perché vanno a comprare? Perché c'è qualcuno che compra il PowerPoint? Perché c'è un primo, qualcuno che lo prende gratis, e poi c'è qualcuno che è un po' più allocco, che ha meno informazioni dirette, che lo compra. Perché dovrei comprare una cosa che è gratis? Per cui l'unico modo è proprio è espandere la conoscenza, in modo che non c'è il secondo mercato.
Ottima risposta. E non posso entrare oltre, ma ho certi materiali che sono anche sensibili. E che sensibili in che senso? Io mi occupo di razzismo e di antisemitismo. Allora, l'altro anno ho fatto un corso sull'antisemitismo, io mi ritrovo a citare dei testi da Mein Kampf, che come lei saprà, non si potrebbe. Allora, questa cosa... Ma non ve, invece non è vero, perché siamo nell'ambito di attività scientifica. In Italia c'è la legge, io non posso neanche comprare, cioè nel senso c'è su questo, lo so per certo, insomma, cioè... Quindi io non posso mettere, ovviamente, mi sembra di capire, materiali di questo tipo in dei PowerPoint che circolano. Cioè, allora, cioè, se ci sono, se c'è un problema di... Allora, se questo fosse un problema, spostiamolo dall'ambito accademico a quello industriale, se ci fosse un problema di segreto industriale, cioè io vado a presentare una idea aziendale per farmi dare un grant, per farmi dare una sponsorizzazione, però ho paura che poi i soggetti con cui parlo per farmi dare questi soldi, poi in realtà raccolta l'idea, raccolta facendosi spiegare come io sto diciamo mettendo in piedi questa mia idea di business, loro diciamo mi freghino l'idea, detto volgarmente, e mi passino davanti, no? È un problema che hanno spesso gli start-upper che ogni tanto vengono da me come avvocato a chiedere. Io in quei casi cosa rispondo? Purtroppo non ci sono tanti modi, cioè l'unico modo è non dare questa informazione. Il problema è che nessuno ti dà dei soldi se non gli spieghi bene come li spendi, e quindi si crea questo cortocircuito per cui loro dicono beh, ma io a un certo punto questa cosa devo dirla, e allora gli dico non so cos'è. L'unico modo nel caso dell'esempio che sto facendo io del business è quello della sottoscrizione di accordi di non divulgazione, cioè ci sono dei contratti che impegnano il soggetto che sta parlando con me contrattualmente a non divulgare quell'informazione. Il fatto che ci sia un contratto di mezzo è la conferma del fatto che non esiste un istituto di proprietà intellettuale che copra quell'informazione, perché se no non dovrei usare un contratto. Quindi quando arrivo a far firmare un contratto vuol dire che quell'informazione lì non ho altro modo che per vincolarla se non con la firma con un impegno scritto e una penale che l'altro soggetto deve pagare. Ma in questa situazione che lei mi racconta, è fantascienza che si possa, anche perché lei ha l'obbligo di come docente di un'università pubblica di, come dire, mostrare agli studenti il materiale con cui sta facendo lezione, quindi siamo sempre lì, cioè, se lei anche non distribuisce le slide, voglio vedere come fa a vietare allo studente di fare la foto alla slide o di prendere o di trascriversi manualmente la slide, perché c'è una questione di come dire, libero accesso alla cultura, al diritto allo studio e via dicendo. Sul fatto che loro facciano del business posso capire il fastidio, lo so, però io gliela spiego loro al contrario, cioè i miei libri sono in vendita a 14 euro il cartaceo e a 2,99 l'ebook, i prezzi dell'ultimo, eppure c'è il PDF gratuito su vari repository, ciò nonostante qualcuno lo compra. Cioè la psiche umana è qualcosa di complesso, nel senso anch'io mi chiedo perché uno dovrebbe pagare un libro che trova, fa niente, non lo so, perché alcuni lo fanno per una questione di filantropia, di premio, di caspita, bravo, hai fatto una cosa open, quindi comunque te la pago. Altri lo fanno perché vogliono ancora il cartaceo e non riescono a leggere sull'ebook. Altri comprano l'ebook sullo store di Amazon perché lo vogliono nell'applicazione del Kindle e quindi dicono preferisco pagare 2,99 che perdere tempo per fare... trasporre un file che ho scaricato PDF da un'altra parte. Sono tanti i motivi, no? Non lo so, però per dire che questo è il problema all'inverso, una cosa che invece io distribuisco gratuitamente e trovo che invece gente che la paga. Però ecco, io invito a, diciamo, a spostare un po' l'ottica, nel senso che la ricerca scientifica e l'insegnamento, soprattutto quando avviene in un'università pubblica o in centri di ricerca pubblici, è già stata pagata, è già stata finanziata e quindi dovrebbe essere il più possibile resa disponibile. Poi capisco che ci sia un discorso etico, un discorso come dire, di scelta anche commerciale, perché magari un docente ha anche degli accordi con una casa editrice e vende magari bene anche il manuale, cioè capisco che uno che fa il manuale di diritto privato e ha al primo anno 4.000 studenti tutti gli anni iscritti, posso capire che ci siano anche degli interessi economici e io lo rispetto perché facendo l'avvocato nell'ambito del diritto d'autore faccio anche consulenza su queste cose. Lì è un altro discorso, è questione di scelta etica. Lascio a voi, sull'aspetto etico io non entro, sull'aspetto giuridico
Prego. Grazie. Una cosa simile, io facevo, sono in ingegneria e facevo sempre su moduli, facevo i compiti e i miei studenti hanno tutti i compiti vecchi così possono fare le esercitazioni per l'esame. Ho scoperto che la copisteria che sta poco qua, quello è brutto, sì. No, lì più o meno li vendeva, perché su moduli loro possono accedere, io lo allora, appunto, non farei mai caso, è l'ultimo dei miei pensieri, ma... No, quello posso capire, perché lì, esatto, ma lì è diverso perché lì non c'è un, non è uno studente che c'è, lì c'è veramente un soggetto commerciale che cerca di fare business, anche lì bisogna vedere quanto effettivamente, sì, quanto di genere effettivamente questa cosa e quanto effettivamente loro facciano pagare il contenuto e non il servizio legato al contenuto, il fatto che comunque te lo confezionano in un certo modo, che te lo fanno trovare già pronto e via dicendo. Certo che se questi contenuti avessero una licenza open come quella che uso sulle mie slide, il problema non si porrebbe, nel senso che una licenza open autorizza anche la copisteria di turno a fare questo tipo di attività. Non mi è venuto in mente sui miei compiti di mettere una licenza, cioè io faccio il compito, lo metto lì e fine, cioè, non è che penso di mettere licenza sui miei, perché no? Cioè, sono nate per fare proprio quello in realtà, le licenze Creative Commons, proprio per questo tipo di materiali, e infatti siamo qua oggi anche per farvi capire questo. Quindi magari in futuro potrebbe essere un'opzione, cioè mettendo una licenza su questi materiali didattici, che siano delle slide, che siano delle dispense, si evita l'equivoco che l'utilizzatore non sappia quali sono i termini d'uso. Ok? Quindi c'è la licenza, uno clicca, vede quali sono le cose che può fare e le cose che non può fare. Ok? Questo è il senso della licenza. Poi sul fatto che non mi è venuto in mente, capisco perché magari non tutti li conoscono, oggi avete la possibilità di fare appunto questo corso e quindi conoscere questi strumenti, da domani diciamo non siete più autorizzati a dire non ci ho pensato, sapete che esiste questo strumento, poi scegliete voi se utilizzarlo o meno. Ok? Ho risposto? Sì. Sì. Prego. Sì, c'è... Non è una grande regola giuridica, ma c'è una risposta etica. Per esempio, se uno partecipa a dei MOOC, si impegna a fare i test senza aiuto. È un approccio americano, no? Mi impegno a non copiare, questi impegni sono presi seriamente. Uno può dire ai propri studenti, vi richiedo formalmente di non fare più marginalizzazione. Cioè, più di... Ma magari questa cosa, tra l'altro, se mi viene in mente, essendo una cosa che si fa, cioè, essendo contenuti che si... distribuiscono attraverso una piattaforma, vuol dire che lo studente in qualche modo si è loggato in questa piattaforma. Può essere che questa cosa in realtà sia scritta nei termini d'uso di questa piattaforma e che magari non vi siete mai accorti. Magari c'è anche la licenza. Non so chi è che gestisce la piattaforma su cui vengono caricati questi materiali, ad esempio, perché non ho. Perché magari ci stiamo facendo un problema che non esiste, perché magari la piattaforma gestita dai sistemi informativi dell'università ha già previsto a priori nei termini d'uso, anche lì, come si scopre questa cosa? Leggendo i termini d'uso. Purtroppo non ci sono tanti altri modi, nel senso che, ripeto, l'obiettivo del corso di oggi è proprio quello di spingervi più verso queste pratiche, diciamo, di più corrette, appunto, di leggere prima di porsi il problema e non porsi il problema dopo quando è già stato caricato il contenuto, è già stato distribuito, è già stato violato il diritto d'autore. Prego. Ancora una cosa sulle slide, uso studenti didattico. Utilizzare immagini, grafici, tratti per esempio da altri testi. Allora, aspettate un attimo perché... Sì, sì, stiamo anticipando troppo, sì. Allora, sì, perché c'è tutta la parte sui diritti, la parte diciamo blu, no? Come riutilizzare roba di... Sì, allora aspettate un attimo, ok. Va bene, quindi quella cosa lì la verifichi tu, Jordan, se c'è, ok? Allora, abbiamo chiarito che cosa tutela il diritto d'autore, ok? Quindi delimitato il campo d'azione del diritto d'autore. Adesso ragioniamo al negativo, cioè che cosa non tutela il diritto d'autore, perché anche qua c'è spesso l'equivoco ed è quello segnato in rosso lì, cioè l'equivoco è che il diritto d'autore tuteli l'idea. Il diritto d'autore in realtà tutela le opere dell'ingegno, quindi come un'idea è stata espressa sotto forma di opera e non l'idea in sé. Questo è un passaggio fondamentale, perché sennò mi cadete nell'equivoco da proprio da leggenda metropolitana che il diritto d'autore tuteli le idee. E infatti articolo 9 numero 2 dei TRIPS, i TRIPS sono uno dei principali trattati internazionali
in materia di proprietà intellettuale, sottoscritto da più o meno tutti gli stati del mondo che hanno una normativa sul copyright, dice che la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento e i concetti matematici in quanto tali. Ok? Quanti manuali di matematica ci sono in commercio, no? Se andate in una libreria universitaria, manuali di matematica, c'è uno scaffale pieno, scuola media, scuola superiore, università, facoltà di ingegneria, facoltà di fisica, facoltà di matematica, facoltà di informatica, ok? La matematica è sempre quella, ed è uguale a se stessa probabilmente da un po' di secoli, tranne forse le ultime fasi della matematica sperimentale. Ok, eppure ogni autore di quel manuale ha un legittimo diritto d'autore sul manuale, ma non sui concetti matematici, perché quelli sarebbero uguali per ciascuno, ma su come ha deciso di esprimerli, sull'ordine degli argomenti, sugli esercizi realizzati, la grafica e come sono stati impostati le esercitazioni all'interno del manuale e via dicendo. Ok, idem un manuale di diritto d'autore. Avrebbe comunque partirebbe da queste due norme. Tutti partirebbero così, perché non ci sono tanti altri modi per spiegare questa materia. Ok? Quindi se io ho scritto, no? Cioè, ho fatto anche un piccolo manuale di diritto d'autore, non è che adesso posso andare da tutti gli altri colleghi che hanno fatto un manuale simile a dire: no, ma l'ho fatto prima io, ho avuto prima io l'idea, ok? Quindi il diritto d'autore non si occupa di quello. Per capirla meglio, andiamo a leggere la teoria di un giurista tedesco, Josef Köhler, che è andato un po' più a fondo e ha diviso in forma esterna, forma interna e contenuto. Lui dice che, allora, la forma esterna è la forma con cui l'opera appare nella sua versione originaria, quindi insieme di parole, frasi nell'opera letteraria, oppure melodia, ritmo, armonia nell'opera musicale e via dicendo. La forma interna invece è la struttura espositiva dell'opera, quindi l'organizzazione del discorso, la scelta e la sequenza degli argomenti nell'opera letteraria, i passaggi essenziali del discorso musicale nelle note determinanti della linea melodica nell'opera musicale, eccetera. Poi c'è il contenuto, invece il contenuto è l'argomento trattato, le informazioni, i fatti, le idee, le opinioni, le teorie in quanto tali, e cioè a prescindere dal modo in cui esse sono stati scelti, coordinati e presentati. Ok? Quindi, secondo Köhler, il diritto d'autore si ferma a quale di questi tre livelli? Al secondo. Lei dice al secondo, lui dice al primo. No, giusto il secondo, nel senso che anche la disposizione degli argomenti è già una scelta creativa. Ok, vi ricordate? Cioè, se voi prendete l'indice sommario di un libro, già avete capito qual è la scelta creativa dell'autore, l'approccio con cui ha deciso di organizzare gli argomenti. Poi ci sono delle scienze in cui la scelta è molto limitata. No, perché purtroppo, cioè, se parliamo di manualistica tecnica, certe cose devi spiegarle con un certo ordine perché è sempre stato così e sarà sempre così. Ma se parliamo magari di scienze sociali, di cose insomma dove c'è un po' più di libertà nell'organizzazione dell'argomento, voi dall'indice del libro già capite se che tipo di scelta creativa ha fatto l'autore. E non so se conoscete, chi ha fatto un concorso pubblico sicuramente lo conosce, quindi molti di voi. Ci sono delle case editrici che di lavoro fanno i riassuntoni dei manuali, no? Quelle sono veramente borderline dal punto di vista del diritto d'autore. Infatti alcune prendono ogni tanto qualche causa per violazione del diritto d'autore, per contraffazione, perché effettivamente siamo al limite del plagio, perché effettivamente sono dei meri riassuntoni. Quindi voi aprite l'indice del libro ed l'indice è esattamente l'indice del manuale che trovate, manuale di diritto penale che ha 800 pagine, e voi lo trovate asciugato in 100 pagine per fare l'esame d'avvocato, no? Ed è più comodo studiarci quello. Ok, capisco l'esigenza, è sempre esistito come cosa, esisterà sempre, bisogna vedere come lo fanno. A volte alcuni pagano l'editore originario, cioè chiedono una licenza per poter fare un'opera derivata, quindi lì sono al riparo perché chiedono contrattualmente la possibilità di farlo. Altri tirano la corda e fanno il biginone, come si direbbe dalle mie parti, sollevando questioni di diritto d'autore non così peregrine, perché effettivamente vanno a toccare sia la forma esterna che la forma interna. Mentre il contenuto rimane fuori, infatti dice Köhler che secondo tale teoria la tutela non ha per oggetto la forma esterna, la forma interna, ha per oggetto sia la forma interna che la forma interna, ma non il contenuto. Quindi il diritto d'autore protegge la forma espressiva dell'opera e non si estende al suo contenuto. In conclusione, è tutelata dal diritto d'autore l'opera dell'ingegno di carattere creativo, l'abbiamo già vista nell'articolo 1,
formalmente espressa, ma non sono suscettibili di protezione né le semplici idee né forme espressive elementari non idonee a rappresentare fatti o sentimenti. L'esempio che vi facevo delle mie slide, no? Le mie slide sono magari tanto simpatiche, tanto carine, ma sono, non hanno nulla di così originale e così nuovo per poter vantare un diritto d'autore, punto. Me ne devo fare una ragione, nel senso che come io le ho trovate quando ho fatto il corso di diritto d'autore dal mio professore simili, io stesso le ho riprese. Lui non ha detto nulla a me, io non dirò nulla a quelli che verranno dopo di me. Ok? Niente, cioè quindi una delle domande che, diciamo, una delle domande preliminari che è importante farsi quando mi pongo il dubbio del come tutelarmi, oddio poi mi copiano gli altri, è una domanda, insomma, è un atto di umiltà ed è veramente così, la domanda è veramente così creativo quello che ho fatto per poter vantare un diritto d'autore? Lo so che a volte cozza con il nostro ego, no? Dire, io penso di aver fatto questa cosa, soprattutto vedo gli start-upper che vengono ogni tanto a chiedere consulenza, la maggior parte dei casi hanno l'idea di fare una nuova piattaforma social che nessuno ha mai pensato, no? Poi te la fai raccontare ed è uguale alle piattaforme social che vediamo da 10 anni con 2 funzioni in più, ok? E loro pensano che questa idea sia così innovativa per poterla blindare, evitare e vietare tutto il resto del mondo che qualcun altro la faccia uguale. Senza sapere se magari qualcun altro l'ha già fatta uguale, magari in Cina, magari in Svezia, magari in qualche altro paese, e magari non, è no, non c'è semplicemente arrivata la notizia perché è andata male quell'idea, ok? Quindi quando arriva il cliente e io rispondo: siamo sicuri che questa cosa sia così originale? Vedo nei loro occhi un po' di smarrimento e un po' di delusione, però è l'unico modo per poi evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli, pagare un avvocato troppi soldi per farsi dare una consulenza che in realtà non serviva. Ok, quindi invito anche voi a farlo e a farvi questa domanda ogni volta che realizzate il materiale. E, ad esempio, anche questa slide come vedete è quasi interamente un copia e incolla di una citazione, quindi qua io ho esercitato un diritto di citazione riportando come fonte il sito da cui l'ho presa, ma non posso certo vantare io un diritto d'autore su questa slide solamente per questa riga che io ho aggiunto, una distinzione che deriva da una nota teoria del giurista tedesco Joseph Kohler, ok? Quindi questa roba è a tutti gli effetti diritto d'autore di questo sito che ha fatto una sorta di recensione del libro di Kohler, ok? Arriviamo al... Basta, direi che è chiara sta parte, no? Ok. Sì. Un'ultimissima domanda su questo. Un pochino il discorso delle slide, della composizione, di autore, non di autore. Io ho una situazione un po' particolare, nel senso che mi chiamano spesso a fare conferenze per le quali mi pagano e legate ai libri che ho scritto. Per cui, siccome la conferenza è una specie di show, conferenza show, mi chiedo, la conferenza in sé e la presentazione può entrare sì, il diritto d'autore? Sì, sì, allora c'è un diritto che si chiama diritto di trascrizione, ad esempio. Se qualcuno di voi sta registrando la mia conferenza adesso, va a casa stasera la sbobina, viene fuori una specie di saggio, di piccolo saggio sul diritto d'autore. Il diritto d'autore sulla roba lì è mio, non è di colui che l'ha trascritto, perché c'è il diritto di trascrizione, dopo vi faccio vedere, il diritto di trascrivere l'opera è uno dei diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore. Quindi effettivamente sì, io sto parlando a braccio, quindi quello che vi sto raccontando è comunque opera creativa mia, perché c'è un atto comunque creativo. Se in più quello che io vado a raccontare è basato su dei libri che ho scritto io, questo è, come dire, rafforzante dell'originalità del mio messaggio, no? Io, nel mio caso meno, perché io fino adesso vi ho raccontato cose facendo vedere delle norme che chiunque altro avrebbe proiettato. In questo caso che lei mi racconta, in realtà invece c'è già una forma di originalità, perché quello che io vado a proiettare viene dai miei libri. Ok, allora arriviamo a questo altro questo passaggio che crea quasi sempre leggende metropolitane, e vi chiedo allora, un autore che ha creato una di queste 10 tipologie di opere, quindi uno di voi potrebbe essere appunto il creatore di un'opera letteraria, di un manuale, di un paper, oppure un fotografo che ha fatto la fotografia e via dicendo, come diventa titolare dei diritti d'autore su questa opera? Cioè, cos'è che fa scattare l'acquisizione del diritto? Cioè, la domanda è: come si acquisisce il diritto d'autore sulla propria creazione? Lascio a voi ipotizzare, così poi vediamo se anche qua ci sono le leggende metropolitane che sento spesso. Con la sua cessione.
con la sua cessione. Non è più sorge l'effetto economico dello stesso. Ho capito. Vabbè, è una risposta. Io credo automaticamente. Lui dice automaticamente con la semplice creazione. Ok, lui fa così con la testa, quindi è d'accordo con questa teoria. Altre? Con la pubblicazione. Beh, sono già tre cose diverse. Quindi lui dice automaticamente con la semplice creazione, quindi mi sembra di capire. Con la pubblicazione e lui dice con la cessione, sono già tre fasi, una successiva rispetto all'altra. Altre ipotesi? Beh, nessuno mi ha detto la leggenda metropolitana per eccellenza che è... C'è? No, rendendolo pubblico con il proprio nome. Ok, che è la risposta, sì, è la pubblicazione, ok. No, la leggenda metropolitana per eccellenza viene più che altro, quando parlo a platea di musicisti, è finché non ho registrato la mia opera alla SIAE. Questo è un grande classico, no? E perché? Perché il musicista confonde l'aspetto della remunerazione, del controllo sugli utilizzi, quindi il fatto che si possa essere remunerati per ogni volta che il brano musicale viene utilizzato, dall'acquisizione del diritto. In realtà io qua sto parlando ancora più a monte, sto chiedendo come semplicemente si acquisisce il diritto, e la risposta corretta è quella che hanno dato i due vostri colleghi qua davanti, cioè con la semplice creazione dell'opera. Cioè, visto che il requisito che abbiamo visto nell'articolo 1 è il carattere creativo, nel momento in cui c'è atto creativo nasce automaticamente il diritto. Ok, quindi articolo 6 ci dice che il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Poi è legittimo che vi venga il dubbio la classica domanda, ma come faccio a dimostrarlo? Ok, è legittima la domanda, però è un'altra domanda, perché io qua chiedevo come si acquisisce il diritto. L'altra domanda è invece come dimostro il diritto, quindi siamo su un piano che invece è già successivo, che è probatorio, cioè io devo essere in grado di dimostrare che sono io e non è qualcun altro l'autore, ok? E per dimostrare quello la giurisprudenza italiana, più o meno in tutto il mondo è così, lega, diciamo, la questione ad una anteriorità, una semplice dimostrazione di anteriorità, quindi il primo che riesce... Cioè, colui che riesce a portare una prova anteriore a quella di qualsiasi altro pretendente viene considerato legittimamente l'autore. Si presuppone che sia l'autore, salvo una prova più forte, una prova contraria. E di prove per dimostrare l'anteriorità, in realtà, di modalità ce ne sono tante, no? Nel senso che adesso abbiamo... quella della SIAE è un esempio, nel senso che il musicista pensa alla SIAE perché per lui è quello il modo. La SIAE ti dà anche, tra i vari servizi legati alla remunerazione e al controllo dell'utilizzo della tua opera, ti dà anche quella della datazione certa, perché essendo la SIAE anche un ente amministrativo ha anche il potere di dare una datazione certa, ma in realtà non è l'unico modo. Pensate ad esempio alla PEC, no? Che penso che tutti voi dipendenti pubblici abbiate una PEC, o quantomeno l'ufficio per cui lavorate. La PEC è una posta elettronica certificata, e in quanto certificata certifica anche la data certa, cioè certifica che quel messaggio di email, che alla fine è un normale messaggio di email, però in più ha dei metadati che vengono inseriti da un pubblico certificatore che dice che quel messaggio è partito ed è arrivato in quel momento specifico. Ok, quindi quella è già una data certa, ad esempio. Quindi io allego le mie fotografie o il mio paper ad una PEC, me la autoinvio e già, ad esempio, mi sono dato una data certa. La firma digitale, quella con la F maiuscola, quella con la smart card o con il token USB, quella è una firma, se associata ad una marcatura temporale, è una forma di datazione certa. Ma ci sono tanti altri modi, ad esempio pensate alle tesi di laurea e tesi di dottorato. Non so qua come funziona, però quando mi sono laureato io a Pavia andavi in segreteria studenti con la copia, quella brutta, no? Quella a scopo archivio, e la lasciavi in segreteria studenti. Il funzionario della segreteria studenti ti dava una ricevuta col timbro e la firma. Quella è una data certa, perché comunque lui in quel momento è un funzionario che sta agendo come, appunto, funzionario pubblico che dà anche fede pubblica. Quindi vuol dire che se il professore, classico caso, no? Il professore fa il furbo e mi prende un capitolo della mia tesi per fare un suo saggio e se lo piglia pari pari, non è una gran mossa per questo professore, perché non è difficile dimostrare l'anteriorità, perché basta che chiedo un accesso agli atti dell'università, mi danno una copia autenticata del documento, io dimostro che quella tesi è stata consegnata nel 2003 e il professore ha pubblicato nel 2005.
Quindi occhio a fare queste mosse, perché effettivamente non è difficile dimostrarlo. Questo era un esempio per dirvi che di modi per dare una datazione certa, oppure ad esempio mio zio fa il notaio e mi mette le firme, mi mette il timbro gratuito. Beh, grazie, sì, sei uno zio notaio, il papà notaio, ti può dare datazione certa su qualsiasi tipo di documento e non ti fa pagare nulla. Se invece non ce l'avete in famiglia, sconsiglio, per una questione banalmente economica. Altri casi, altre domande? Era solo per farvi capire che sono due piani separati, cioè l'acquisizione del diritto è automatica, non costa nulla e non richiede nessuna formalità. La prova una volta richiedeva delle formalità particolari, adesso col digitale ne richiede sempre meno, è a un costo zero, perché una casella di PEC uno ce l'ha già magari perché deve averla per altre cose, e mandarsi il messaggio non è questo gran problema. Ok, a volte mi chiedono, anche lì caso per esempio dei musicisti, mi dicono: ah, noi carichiamo il nostro video musicale su YouTube e quindi c'è la data di YouTube. Oddio, non è che sia proprio nulla come prova. È un po' debole, perché YouTube non ha, per il diritto italiano almeno, che è molto legato a, insomma, un approccio molto burocratese, molto legato alla prova documentale, non dà fede pubblica nella data. È un soggetto commerciale che sta in California, che quindi non può dare un crisma di data certa. È sempre meglio di niente, nel senso, piuttosto che tenersela sul proprio hard disk, è vero che averla su YouTube quantomeno fa sì che tutti da quel momento vedano l'opera, la vedano collegata al mio nome e vedono anche che c'è una data messa da un soggetto terzo. Quindi anche quella è una forma di datazione, non fortissima, ma è una forma di datazione che potrebbe essere comunque prodotta in giudizio. Paradossalmente anche una prova documentale potrebbe avere senso, cioè, tornando all'esempio di prima, qualcuno di voi stasera va a casa, sbobina la mia conferenza e domani la pubblica come se fosse un suo saggio, io comunque ho altre 20 circa persone che possono venire a testimoniare di fronte al giudice che quelle cose in realtà le ho dette io in quel modo all'Università di Trieste il giorno 20 giugno del 2017, ok? Quindi anche una prova testimoniale paradossalmente potrebbe, cioè non, in realtà poi non succede, nelle cause italiane su queste cose in realtà ci si orienta più sulla prova documentale, però potrebbe essere un'ipotesi. Basta, direi che abbiamo chiarito questa fase, già da come mi avete risposto eravate abbastanza avanti rispetto alla media. Allora, adesso, sì, abbiamo ancora una mezz'oretta. Adesso entriamo un po' più nel merito, nel senso che finora abbiamo parlato del diritto d'autore così genericamente, come se fosse un unico diritto. In realtà si dice, in gergo giuridico, che il diritto d'autore è un fascio di diritti, perché in realtà sono tanti. È più appropriato parlare di diritti d'autore al plurale, e in realtà sotto il concetto di diritti d'autore ci sono delle sottocategorie, appunto, che vediamo in questo schema. Adesso ve l'ho messo proprio così compresso per farvelo, poi lo zoomiamo e lo ingrandiamo bene, però per farvi, è un po' anche per darvi il colpo d'occhio, no? Cioè, questi sono tutti diritti previsti dalla nostra legge, la legge italiana, ok? E vedete che c'è una prima dicotomia tra diritti di tipo personale e diritti di tipo patrimoniale. Questo è tipico degli ordinamenti giuridici figli del diritto d'autore francese. Il diritto d'autore francese è proprio un diritto che nasce dalla rivoluzione francese, e quindi con un approccio illuminista, per cui il soggetto, la persona fisica, l'intellettuale al centro, e quindi l'autore che non ha solo dei diritti di carattere patrimoniale, non solamente diritti che servono a remunerarlo sulla sua creatività, ma anche un legame intellettuale creativo con la sua opera, un legame, come si dice, morale, reputazionale, no? Ci sono i famosi diritti morali, dopo ve li spiego meglio, però vedremo anche che in realtà il grosso della vita del diritto d'autore, dell'attività che noi legali svolgiamo sul diritto d'autore, si svolge su queste due colonne, le due grosse colonne centrali, no? Quelli che hanno una matrice economica e che ci interesseranno di più, che vedremo di più. Quindi cominciamo con la prima, no? Diritto morale d'autore. Vedete che sono diritti, come definizione, diritti inalienabili e inestinguibili. Inalienabili e inestinguibili e strettamente legate alla personalità e reputazione dell'autore, la reputazione creativa dell'autore. Questo inalienabili e inestinguibili crea non pochi problemi, perché vuol dire che sostanzialmente noi non ce li leviamo mai di torno, questi diritti. Cioè, anche dopo la morte dell'autore, anche passati i famosi 70 anni che fanno cadere l'opera in pubblico dominio, in realtà
in quegli ordinamenti in cui ci sono i diritti morali, Italia, Francia, Spagna, Germania ad esempio, abbiamo, cioè l'autore mantiene sempre un certo legame intellettuale e creativo con la sua opera, anche quando non può più remunerarsi, non può più arricchirsi grazie all'assolutamento dei diritti, i suoi eredi, quindi nei secoli, possono in qualche modo intervenire e vietare alcuni utilizzi dell'opera sulla base di questi quattro diritti, quattro a seconda degli ordinamenti, a volte sono meno, a volte sono di più, però più o meno, allora, uno è il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè questo è un diritto sacrosanto e appunto di carattere morale, a cui l'autore non può mai rinunciare, cioè lui ha sempre la possibilità di richiedere che la sua opera venga collegata al suo nome, ok? Quindi venga sempre rivendicata la sua paternità. Nello stesso articolo, sempre l'articolo 20, si parla anche del diritto di impedire modifiche, modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore. Questo forse è uno di quelli che entra in gioco più spesso. Cioè, quando secondo voi un autore si trova in questa situazione? Cioè, di un'opera, allora ipotizziamo anche un autore che ha ceduto per contratto il diritto di fare modifiche all'opera, quindi lui l'ha ceduto questo diritto a una casa editrice, a una casa di produzione, che ne so, ed è stato pagato per questo diritto. Però, nonostante l'abbia ceduto dal punto di vista patrimoniale, in alcuni casi lui può dire no, può vietare alcuni utilizzi, alcune modifiche, scusate, perché secondo lui sono lesivi della sua reputazione. Qualcuno... quando viene stravolto il senso proprio della sua opera, cioè, o quando vengono tolte delle parti cambiando e facendo vedere l'autore sotto altri. Un altro, esatto, questa è la spiegazione. Un esempio concreto, non so, qualche caso c'era una proposta. Sì, ma questi diritti li possono esercitare quindi anche i posteri. Gli eredi, sì. All'infinito, in teoria, finché non... Okay. Eh no, lo so, infatti è una scocciatura, perché c'è una sentenza non di tanto tempo fa degli eredi di Toscanini, ad esempio, che avevano agito, degli eredi di Giuseppe Verdi. Cioè, finché riesci a dimostrare che tu sei effettivamente un erede, quindi sei portatore di questo diritto, puoi intervenire. Poi a un certo punto ovviamente si perde, però in teoria sì. Quindi la risposta della professoressa è corretta. Volevo qualche esempio concreto, non so, qualche caso. In realtà ce ne sono stati abbastanza. Io lo faccio anch'io se vuole. Sì, sì. Sempre con questi temi. Allora, quello che ho in mente io è in ambito musicale, però in realtà c'è. È in ambito storico invece. Va bene. Per esempio, uno studia, come dicevo prima, il razzismo, l'antisemitismo, mettiamo la Shoah, lo sterminio. Io porto tutta una serie di documentazioni riguardanti le camere a gas. Questo è stato fatto, sempre questi negazionisti hanno fatto questo con alcuni testi. E cosa fanno a un certo punto con testimonianze? Viene ripreso lo stesso testo, vengono tagliate delle parti ed io passo per essere una negazionista. Esempio perfetto, va bene. Allora rimango su questo esempio qua e vi faccio l'esempio di un brano di musica classica. Brano di musica classica, problemi... Ah no, ok. Brano di musica classica, quindi di cui sono scaduti i diritti, non so, pensiamo a Wagner, Verdi, ok? Che viene utilizzato come inno di un partito neonazista o razzista di qualche tipo. È successo non tanto tempo fa in Svezia, è successo anche da noi. Lì, in quel caso, effettivamente, gli eredi possono dire no, questo eccede il concetto di pubblico dominio e noi esercitiamo un diritto morale e ti vietiamo di utilizzare quel tipo di opera. Non è difficile, nel senso, basta prendere anche un brano di musica classica romantico e togliere invece che il nome dell'amata e mettere la nazione, no? Cambi una parola e in realtà fai sembrare un brano, un testo romantico, lo fa diventare un testo nazionalista, non ci metti tanto. Lo condisci con un po' di bandiere, un po' di divise e viene fuori uno stravolgimento non da poco, no? Ok, quindi vabbè, un po' di esempi abbiamo fatto. Come vedete non è che siano esempi così, arrivo, cioè non è così frequente che succeda, nel senso che... Però sappiate, soprattutto nell'ambito accademico, dove spesso, se io scrivo un saggio, non è solamente spiegare un concetto, ma è anche darne la mia interpretazione, e quando siamo su dei temi così delicati, effettivamente, ieri ero al Crodi Aviano, quindi in ambito medico ho fatto l'esempio dei vaccinisti e gli antivaccini, uguale,
prendo un saggio di Burioni, tolgo due cose e faccio sembrare che questo qua dice che i vaccini sono inutili, perché vado a prendere solo il pezzo in cui lui ha detto che in Brasile c'era stata un'epidemia dovuta a un vaccino che era sfuggito di mano, non lo so. Quindi effettivamente questo è il campo. Vedete che però siamo su un settore che non è così frequente, cioè non sono casi così frequenti. C'è una domanda, è legata... Sì, prego. Cioè, devono essere gli eredi o può essere chiunque? No, allora, può essere anche... finché c'è l'autore in vita è l'autore. No, quello lo davo per scontato. Cioè, finché c'è l'autore è l'autore a titolare questo diritto. Nel momento in cui l'autore viene meno, vanno avanti a esercitarlo gli eredi. Se non ci sono eredi, resta no. Indifeso. Se non ci sono eredi, risulta indifeso, sì. Beh, insomma, è difficile che non ci siano proprio del tutto eredi, però, perché in qualche modo il patrimonio, cioè anche il Mein Kampf in realtà era sotto diritto d'autore fino all'anno scorso, e adesso magari la professoressa lo sa meglio di me, se non ricordo male, il patrimonio di Hitler e della famiglia Hitler era stato acquisito dal governo, dallo Stato tedesco, no? Quindi il copyright sul Mein Kampf fino al 1 gennaio del 2016, perché erano 70 anni dalla morte, scadono il 1 gennaio del 2016, in teoria era della Repubblica Tedesca, ok? Dopo è passato in pubblico dominio, motivo per cui qualche genio ha pensato di pubblicarlo in edicola. Esatto, oddio, poi penso che ci sia anche, nel senso, poi che sia vietato e che non sia di gran gusto, ok, però dal punto di vista storiografico credo che sia comunque importante che sapere che c'è stata quella fase e che si possa leggere, ok, quindi non è... È che prima c'era proprio un problema di diritto d'autore, cioè non si poteva perché in teoria il copyright era della Repubblica Federale Tedesca. Vabbè, arriviamo sul discorso di pubblico dominio, vi sto anticipando troppo. Volevo finire il discorso dei diritti morali. Quindi c'è questo terzo diritto, il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore anche in caso di opere anonime e pseudonime, cioè casi di autori che per anni si sono firmati magari anonimi o pseudonimi, magari sui giornali o in alcuni casi, oppure i ghostwriter, queste situazioni qua. In realtà, appunto, loro possono, dimostrando di essere loro gli autori, in giudizio, quindi di fronte al giudice, fare un'azione specifica per farsi riconoscere autori, cioè far ricollegare il loro nome all'opera nonostante questo passato in anonimo e pseudonimo. Infine c'è questo strano diritto che è articolo 142, quindi è in un capitolo della legge diverso da quello dedicato ai diritti morali, però è anche lui un diritto che ha un valore morale, cioè diritto di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali, cioè ci sono casi in cui l'autore può pentirsi di aver pubblicato un'opera. È successo non tanto tempo fa, con anche un calciatore, cioè casi in cui la pubblicazione di un'opera ha degli effetti sulla mia reputazione diversi da quelli che mi aspettavo e posso decidere di... Attenzione però, qua non è scritto perché bisognerebbe leggere tutto l'articolo 142 che è abbastanza lungo, qua ho messo solo il riassuntino. Attenzione perché l'articolo dice che il ritiro dell'opera, le spese sono a carico dell'autore, di colui che lo richiede. Quindi è un diritto che non è che viene sempre facilmente esercitato, perché a volte costa molto caro. Pensate a un libro, appunto, una biografia di un calciatore o di un personaggio famoso, stampata in 50.000 copie, l'editore non è che ti ritira 50.000 copie così serenamente, perché lui tanto le ha pagate, la stampa, la distribuzione, la promozione, ti dice ok, io te le ritiro, ma addebito le spese a te. E questo è previsto dalla legge. Quindi a volte, come dire... l'autore in questa situazione magari può scegliere o di ritirarle, di comprarsele lui o aspettare che l'opera, diciamo, cada nell'oblio naturalmente. Però anche questo qua è un caso che succede. Non so, io scrivo la biografia di mio padre descrivendolo come un personaggio di grande levatura morale e poi l'anno dopo viene condannato per mafia, per corruzione, insomma. Può essere una situazione sgradevole anche per me, no? E quindi scelgo di ritirare l'opera dal commercio. Va bene. Allora, capiti cosa sono i diritti morali, adesso vi invito a dimenticarvene. Adesso passatemi la battuta, però, cioè, visto che tanto non li troveremo mai in contratti e in licenze, no? Essendo inalienabili e inestinguibili, non li troverete mai in un contratto d'edizione. Se li trovate in un contratto d'edizione vuol dire che è stato scritto da qualcuno che non conosce molto la materia, ogni tanto me li hanno segnalati.
non ha, perché è un nonsense, cioè non ha senso inserire in un contratto un diritto che non puoi comunque cedere. Ok? Quindi per questo vi dico, vi invito a dimenticarvene. Sappiamo che esistono, sappiamo che in questi specifici casi, che sono abbastanza rari, possono essere esercitati. Una volta che abbiamo imparato che ci sono e che funzionano così, però dimentichiamoci, perché tanto tutta la vita del diritto d'autore, tutta la parte successiva che vedremo nella seconda parte della lezione di oggi sulle licenze, in realtà si occupa di questi diritti, quelli che hanno invece una valenza patrimoniale, un ruolo di remunerazione economica, una funzione di remunerazione economica. E infatti tecnicamente vengono chiamati diritti esclusivi di utilizzazione economica, perché sono esclusivi nel senso che funzionano sulla base dell'esclusiva, cioè escludono alcuni soggetti dal loro sfruttamento. Vengono anche chiamati diritti d'autore in senso stretto, perché effettivamente poi quando si dice nel gergo comune hai ceduto i diritti d'autore, sono questi qua, non sono mai gli altri, non sono mai i diritti morali, ok? Quindi quando diciamo genericamente i diritti d'autore, tendenzialmente si pensa a questi. Questi, come vedete, al contrario degli altri, dei diritti morali, sono invece alienabili. E guai se non lo fossero, perché il loro lavoro è proprio quello di essere ceduti. Non hanno altra funzione. Sono scomponibili, perché io li posso tagliare a fette più piccole, sempre più piccole, a seconda delle mie esigenze. Sono indipendenti l'uno dall'altro, perché io posso decidere di scegliere, di vendere, di cedere uno di questi ad un soggetto, un altro diritto ad un altro soggetto e via dicendo. Poi la prassi in realtà non è così facile, nel senso non è così easy, perché nella maggior parte dei casi, case editrici, produzione, cercano di farsi dare tutto il blocco dei diritti in modo tale che poi hanno maggior libertà d'azione, no? Però teoricamente io posso scomporle, dividerli e cederli ciascuno a dei soggetti diversi. 70 anni dalla morte dell'autore è la durata, 70 anni dalla morte dell'ultimo autore, dopo come vi spiegherò meglio, perché non sempre le opere si fanno da soli, no? Se voi firmate un paper in tre ricercatori, tre soggetti, cinque soggetti, i diritti sono di tutti e cinque, ok? Quindi per sapere quando scade il diritto d'autore bisogna aspettare che muoia l'ultimo e da lì si partono a contare 70 anni. L'esempio che io faccio spesso per far capire questo passaggio è, ad esempio, i diritti d'autore sulle canzoni dei Beatles. Quasi tutte erano firmate Lennon McCartney, no? Esatto, quindi cioè, come battuta, i figli di John Lennon brindano alla salute di Paul McCartney, perché stanno lui, essendo ancora in vita, vivo e vegeto, allunga. Dal punto di vista dello sfruttamento economico, poi sono passati di mano in mano, ma la durata del diritto ovviamente scadrà quando non lo sappiamo, perché John Lennon è morto nell'80, ma i 70 anni non sono ancora partiti, non si è ancora iniziati a contarli, e quindi lunga vita a Paul, a meno che sia il sosia, però lì c'è un'altra teoria per cui non si sa, forse è già morto, vabbè. Adesso non so se avete letto la notizia settimana scorsa, questa settimana, qualche giorno fa, che sono riusciti a, per un giro strano, a dare un copyright anche a Yoko Ono su Imagine. Sì, ho sentito. Una roba, anche lì secondo voi perché? Cioè, solo per cercare di allungare, no? Per dare un po' di vita in più, visto che lei è ancora viva, vabbè. Comunque, allora, li vediamo, nel senso che leggendoli già si capiscono. Come dicevo prima, non è che ci voglia granché, cioè basta leggere appunto la loro definizione e titolazione per capire di cosa si occupano. Il primo è il diritto di pubblicare l'opera, segue il diritto di riprodurre l'opera, cioè di farne copie, questo gli americani lo chiamerebbero copyright tecnicamente, cioè il diritto di fare copie, il diritto di riproduzione. Il diritto di trascrivere l'opera, che è quello che vi dicevo prima come esempio, no? Uno va a casa, si sbobina la mia conferenza, quello è quello lì, io ho quel diritto lì, l'articolo 14, e devo autorizzare quindi le trascrizioni della mia opera. Poi c'è l'articolo 15 che si occupa del diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera. Questo è il diritto che si paga alla SIAE, quando si fa un concertino, un matrimonio invece col DJ, con il gruppo che suona, o la serata in birreria. Anche quando in biblioteca si fanno le letture in pubblico, adesso poi se sono biblioteche pubbliche in teoria c'è una sorta di esenzione, però se io faccio me ne sono occupato perché c'è stato ogni anno c'è il Tolkien Day, non so se gli appassionati conoscono, dove diciamo delle associazioni culturali
appassionate del genere fantasy organizzano letture di Tolkien. Lì si paga la SIAE, perché Tolkien è ancora protetto, e quella è un'esecuzione in pubblico, non è una semplice riproduzione di un'opera, non è una fotocopia, perché c'è un tizio che recita in pubblico, declama magari i pezzi dei romanzi, no? E lì si deve pagare questo diritto di rappresentazione in pubblico. Diritto di comunicare al pubblico l'opera o di mettere l'opera a disposizione del pubblico, che è il diritto, quando si parla di comunicazione al pubblico, è il diritto dello streaming, del broadcasting, è il diritto di mettere a disposizione del pubblico l'opera, invece è il diritto di tutto ciò che viene messo su internet, e quindi è l'utente che sceglie quando andarlo a leggere, a fruire, a visionare. Il diritto di distribuire l'opera è strettamente legato all'articolo 13, cioè di riprodurre opere, nel senso che nel momento in cui faccio le copie, queste copie poi vanno distribuite, ok? Ed è, vi assicuro, un diritto pesantissimo. Nell'editoria pesa il 50% del prezzo di copertina di un libro, a volte anche di più. Cioè, se un libro costa 10 euro in libreria, 5 euro se li prende il distributore, perché è il lavoro più infame. Cioè, a far stampare 5.000 copie, non ci vuole, vi assicuro, non ci vuole tanto. Vai una tipografia, per fare un preventivo, e ti arriva il bancale con le 5.000 copie. Poi, se queste copie non vanno nelle librerie, fanno muffa, no? E nell'università questa cosa penso sia nota, perché ogni tanto si fanno le pubblicazioni finanziate da una casa editrice locale, e ti arrivano queste copie, poi le devi regalare ai vari convegni perché non sai più cosa fare, no? Quindi penso che mi sia nota questa cosa, e a me è nota come autore, perché i primi libri io li ho autoprodotti, e preso dall'entusiasmo avevo stampato alcune copie in più, poi pian piano mi sono dovuto dar da fare, perché se non hai un distributore è difficilissimo, le librerie non è che ti riprendono così volentieri, c'è tutto un mercato della distribuzione, chiedetevi perché Feltrinelli ha le sue librerie, perché Mondadori ha le sue librerie, perché così si risparmiano quel 50% di prezzo, cioè avendo le spalle così grosse per poter avere anche una rete di distribuzione, tu puoi fare la voce grossa anche puoi distribuire anche i libri degli altri, quindi fai pagare ai tuoi concorrenti la distribuzione, quindi non è poco, cosa da poco. Pensate al cinema, se voi siete Medusa non avete solo la distribuzione, ma avete anche le sale, i multisala principali che ci sono nelle grandi città ormai sono a marchio, cioè quindi se tu vuoi entrare in quelle sale lì devi comunque passare alla loro distribuzione, e quindi essere distribuito da uno grosso ti fa sì che il tuo film venga visto, se no tu nelle sale non ci entri, vai a finire solo nelle sale delle associazioni culturali, dei cinema di sé, e quindi rimani in una nicchia. Se vuoi andare al grande pubblico devi avere una forte distribuzione, quindi quel diritto lì pesa tantissimo nel mondo della, forse nel mondo accademico un po' meno, ma nel mondo dell'entertainment, della grande distribuzione è quello, ma al di là del diritto d'autore anche nei supermercati, no? C'è tutta una teoria del marketing per cui se vuoi essere nello scaffale in alto paghi tot, se vuoi essere qua paghi un po' meno, no? Perché c'è tutta una logica per cui a seconda di dove è posizionato il tuo prodotto viene venduto, e a volte no, in altri casi no. Ok, vabbè, chiuso questo discorso, il diritto di tradurre, l'articolo 18 si occupa di tutte le forme di rielaborazione dell'opera, no? Quindi traduzione principalmente, modifica e rielaborazione dell'opera in senso generico, e il diritto di invece mettere le opere in raccolta con altre. Quello è un diritto anche lì a sé stante, cioè io realizzo un paper, poi mi chiama la casa editrice che vuole fare una raccolta di saggi sulla Shoah, perché in occasione del 70° anno di qua fanno la raccolta. Quel diritto lì è un diritto mio, cioè il fatto che io scelga o meno di essere accorpato ad altre opere è un diritto a sé stante, che sta nell'articolo 18. Poi c'è un 18 bis, vedete, questo è un articolo stato aggiunto negli anni 90 successivamente, il diritto di noleggiare l'opera, di autorizzare il noleggio e il prestito. E beh, poi c'è questo diritto strano, il diritto di seguito sulle vendite di opere d'arte, di manoscritti, che non credo che a voi interessi tanto, se fossimo ad una facoltà di, non so, in un istituto d'arte forse sì, cioè è un diritto, è un non copyright, cioè è un diritto su quelle opere che non hanno copie, cioè è il diritto che hanno gli scultori, i pittori sulle varie vendite, che era l'unico modo per permettere a uno scultore, a un pittore di remunerarsi sull'aumento di prezzo che può avere la loro opera. È complessa come cosa, perché però in realtà quando vengono venduti dei quadri di un certo valore viene tenuta traccia delle vendite, perché alle aste partecipa un notaio e via dice, c'è tutto un... Grazie a questo diritto, se c'è un aumento di prezzo sul quadro,
il pittore, lo scultore o i suoi eredi, nel caso lui fosse morto, riescono ad avere una percentuale, ok? Quindi non penso che a voi interessi, però esiste anche questo tipo di... E questo io lo chiamo un non copyright, perché effettivamente è un diritto su cose che non hanno copia, no? Quindi non c'è veramente un'attività di copia. Posso chiedere una cosa? Sì. Il diritto di tradurre l'opera, l'autore, nel momento in cui traducono il suo volume, il suo libro, il suo saggio indifferente, ha diritto di vedere l'articolo 18, no? Sì. Ha diritto di vedere il risultato di questa traduzione. Bisogna vedere cosa dice il contratto, nel senso che effettivamente... Mi sa che chiamano certe volte i... Sì, sì, allora io ho letto un libro di Lessig, che vabbè è un mio modello, un mio autore, perché si occupa di diritto d'autore ad un certo livello, tradotto da un traduttore generico, era una cosa atroce. Ah, in Italia, sì. No, semplicemente, no, per farvi l'esempio, è un libro che parla di diritto d'autore, che traduce la parola works in lavori invece che opere, è una pugnalata allo stomaco, perché tu per 200 pagine leggi lavori derivati, invece stiamo parlando di diritto d'autore, era ovvio che era opere, no? Non ci voleva tanto, e vabbè, è andata così. Però sì, allora capisco, effettivamente sì, scusate, eravamo qua. Effettivamente sì, perché questo è un diritto che l'autore ha e può cedere, e quindi nel contratto può specificare che la traduzione venga approvata. Dipende se ve lo lasciano fare. Okay. Se un autore è molto importante, cioè se sono Umberto Eco, chiaro, ci sta che io possa approvare le traduzioni, anzi magari ho dei traduttori miei di fiducia e li impongo io all'editore. Se io sono l'ultimo arrivato, l'editore ti può dire allora no. Se vuoi il libro lo facciamo noi, ti devi fidare. Domanda, è un discorso di potere contrattuale. Si può fare, è tutto qua, siamo nell'ambito della contrattazione, quindi okay. Del potere contrattuale. Temo che appunto se uno è un autore emergente, non molto conosciuto, tendenzialmente a casa editrice si fa dare tutto questo blocco dei diritti, sì. E poi una volta che c'è il contratto di edizione dura nel regime italiano al massimo 20 anni, però per quei 20 anni è la casa editrice che decide cosa farne di quell'opera. Io ho diritto solamente a essere remunerato rispetto a quello che il contratto prevede, però tutte le varie attività legate alla modifica, alla riproduzione dell'opera le decide la casa editrice, perché lei ha preso l'esclusiva, i diritti esclusivi, così si chiamano, sono transitati, sono stati ceduti ad un altro soggetto. Allora, abbiamo capito cosa sono i diritti d'autore, come funzionano. Adesso parliamo di questi altri sottodiritti, che nel nostro schema, vi ricordate, era questa terza colonna, anch'essi diciamo con una valenza unicamente patrimoniale, però perché non sono diritti d'autore, ma vengono chiamati diritti connessi? Connessi poi che cosa? Connessi all'esercizio dei diritti d'autore, ai diritti di utilizzazione economica, quelli che abbiamo visto prima. Perché semplicemente sono diritti che non sono degli autori, ma sono diritti di altri soggetti, che fanno un altro lavoro, che non è quello del creare l'opera, ma adesso li vediamo, è quello di, passatemi il termine, di confezionare l'opera, cioè di renderla più fruibile per il mercato. No? Vedete, sono comunque, come dice la definizione, diritti esclusivi su attività simili e connesse a quelle tutelate dal diritto d'autore in senso stretto. Però vedete, il primo caso, il diritto del produttore discografico. Cioè, il produttore non è colui che scrive i brani, no? È colui che invece finanzia e organizza la fissazione di questi brani su un supporto, su un disco. Quindi lui non ha un diritto d'autore, perché non è autore, banalmente, ma è produttore, quindi il suo si chiama diritto connesso. E non è che sia, attenzione, lo dico come premessa perché poi vedremo nei vari esempi, non sono i fratelli poveri dei diritti d'autore, anzi a volte sono i fratelli ricchi, nel senso che questi a volte nel mercato pesano di più. Nel caso discografico il produttore a volte è quello che ha veramente voce in capitolo su come deve essere suonato un disco e distribuito un disco, ok? Perché lui poi tutte le varie copie che vengono fatte dal master che ha realizzato lui passano attraverso di lui. Lo stesso discorso vale per il produttore di opere cinematografiche e audiovisive, cioè la stessa figura però nell'ambito cinematografico. Altro caso in cui il diritto connesso pesa a volte molto a livello economico, e questo qua è il diritto articolo 79, diritti relativi alle emissioni radiofoniche e televisive. Cioè c'è un caso in cui addirittura
in un articolo erano stati definiti diritti sconnessi, perché in realtà nei diritti televisivi in quel caso non c'è sotto un'opera dell'ingegno, non c'è sotto un'opera creativa, perché se io trasmetto Sanremo ad esempio c'è il diritto di emissione televisiva, ma ci sono sotto anche dei diritti d'autore, perché ci sono i diritti dei musicisti che hanno creato i brani musicali. Ma se io trasmetto un'altra cosa, vediamo se mi viene in mente l'esempio, cos'è che può essere una trasmissione televisiva che però sotto non ha un diritto d'autore, ma genera, vi assicuro, una marea di soldi tutti gli anni. Esatto, l'esclusiva della Champions League, ma anche della Formula 1, ma anche del tennis, quello che volete, no? Cioè, avere l'esclusiva della finale di Champions per quell'emittente televisiva genera una marea di soldi. Eppure non è che ci siano 22 persone che rincorrono un pallone, non è un'opera dell'ingegno, no? Non rientra nelle nostre 10 categorie. Quindi non è un'opera creativa, è un evento sportivo. E quindi lì l'esclusiva chi è che ce la cede? Ce la cede la UEFA, cioè che è l'organizzatore dell'evento, non è il creatore dell'opera. Okay? Eppure lì si generano veramente un sacco di soldi. I diritti, altro discorso, i diritti degli artisti, interpreti e esecutori, cioè di quei soggetti che sono semplici esecutori di opere create da altri. E anche qua, se noi prendiamo l'esempio della musica pop, ne abbiamo a bizzeff, i vari Justin Bieber, i vari Ariana, questa gente qua, non scrive una riga dei brani che canta, no? Nella maggior parte dei casi. A volte li mettono come autori per questioni più di logica, ma tendenzialmente non sono dei musicisti, sono dei bravi interpreti, dei bravi ballerini, dei bravi cantanti. Però se tu vuoi la loro faccia sul palco, quella roba lì pesa, ok? Costa. Idem gli attori cinematografici, no? Se tu hai un film che ha una sceneggiatura che è un po' una ciofega, però ci metti dentro George Clooney e Julia Roberts come protagonisti, in qualche modo quel film lì genera introiti, ok? Però intanto loro li paghi per questo diritto qua, nel senso che la loro presenza costa, perché loro ti vendono la loro bella faccia, la loro bravura interpretativa, il loro nome, ok? Quindi anche in questo caso non sono i fratelli poveri. Chi ha scritto la sceneggiatura nessuno lo sa, chi ha scritto il regista nessuno lo sa, ma io vado a vedere il film perché c'è l'attore fico di turno, ok? Questi invece sono esempi un pochettino meno mainstream che magari interessano voi. I diritti relativi ad opere pubblicate per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali d'autore. È un caso un po' particolare, cioè, fanno un lavoro di restauro al Vittoriale e trovano un manoscritto di D'Annunzio che fino ad oggi non si era mai trovato, e quindi è un nuovo romanzo oppure una raccolta di poesie di D'Annunzio. Quella roba lì ha un valore economico mostruoso. Però non c'è più un diritto d'autore, perché D'Annunzio è morto nel 38 e quindi comunque i 70 anni sono già scaduti, non puoi reinventare un diritto d'autore. Allora c'è questo diritto qua, cioè colui che cura la pubblicazione di quest'opera ha un diritto connesso. In quel caso sarebbe la Fondazione Vittoriale, che è l'ente che ha gestito, ok? È un esempio anche qua di molto di nicchia, però può succedere. Questo è un altro caso che interessa a voi, soprattutto gli archeologi, gli storici, diritti relativi ad edizioni critiche scientifiche di opere di pubblico dominio, cioè io realizzo una nuova edizione critica dello Zibaldone, non lo so, di un'opera che è già caduta in pubblico dominio, però la mia edizione critica aggiunge molto, quindi io ho un diritto che non è tanto d'autore, perché è di puro commento e di riordino e di magari ripristino, non so, di una, o magari anche di un classico, di un'opera che era in testo greco ed è stata tradotta male nei secoli, io recupero il testo originario, lo ritraduco e realizzo una nuova versione. Quindi questo è un diritto che vi può interessare. Vabbè, diritti relativi a bozzetti, scene teatrali non credo che invece vi interessi. Questo invece vi interessa, diritto relativo alle fotografie. Perché? Perché la legge italiana fa questa strana distinzione, anche lì ieri ci abbiamo perso un po' di tempo, tra opere fotografiche che hanno un pieno carattere creativo e quindi sono coperte da un diritto d'autore pieno, 70 anni dalla morte dell'autore, quindi la classica foto creativa artistica, e invece tutte le altre fotografie minori, passatevi il termine, che hanno invece un mero intento di documentazione, foto di mera documentazione. Queste sono tutelate 20 anni dallo scatto. È diverso, è ben diverso, perché 70 anni dalla morte possono essere 140 anni, 150 anni, a seconda di quando un autore scrive l'opera, magari molto giovane e poi campa fino a 90 anni. Diritti relativi alle fotografie invece partono dallo scatto e scadono in 20 anni, quindi vuol dire che anche archivi istituzionali, non so, archivi di chi si occupa di biblioteche pubbliche, no? Sì.
che ha le fotografie del piccolo di Trieste, magari degli anni 90, no? Quindi magari foto che hanno ancora un interesse non così remoto. Classico altro esempio di fotodocumentazione, abbiamo parlato ieri, le foto aeree, le foto quelle che servono per documentare un'area geografica, no? Che poi diventano ortofoto, cioè vengono passate ad un software che le appiattisce, cioè le corregge l'errore tipico della curvatura terrestre, della prospettiva, e quindi quelle sono foto che non hanno un intento creativo artistico, hanno un intento, anzi, come dire, meno creative sono meglio è, perché devono documentare com'è un'area, quindi se io le faccio creative non me le comprano, perché deve essere invece l'agenzia delle entrate le compra, perché vuole sapere se qualcuno ha fatto degli abusi edilizi, se ha creato una via che non doveva creare, se ha messo un cancello dove non doveva esserci, no? Ok, quindi quelle lì sono il classico esempio di fotografie di mera documentazione. Ieri al Crodi Aviano abbiamo fatto un altro esempio, le foto di un'autopsia o le foto di, non so, per i dermatologi, le foto dei nei. Lì non c'è un'attività creativa, no? C'è solamente una competenza tecnica di un fotografo che deve essere bravo a far vedere un neo con una buona risoluzione, ma non è che ci sia un intento creativo. Ok, non c'è. Uno non si compra un libro di. Lo si compra perché uno sta facendo il corso, la specializzazione in dermatologia o sta studiando i melanomi in oncologia, e quindi ha bisogno di sapere come sono i nei benigni rispetto a quelli maligni. Ok, quello è un altro caso, un altro classico caso. E quindi vi invito a tenere presente questa distinzione, perché nel vostro caso potete essere sia a volte, insomma, nel realizzare un manuale, cioè faccio io un esempio, questa fotografia di copertina del nuovo libro, no? Questa ha fatto un mio amico fotografo, questo ha un intento creativo, poi può piacere o meno, uno può dire che è banale o no, però secondo me è carina, perché anche ha scelto, se andate a leggere la pagina sotto c'è una pagina di un libro, è la pagina di un'enciclopedia storica che parla della libertà, quindi ha scelto anche la pagina perché questo è un libro sulla libertà di divulgazione scientifica, il lucchetto è messo in un certo modo, quindi questa è un'opera creativa. La fotografia interna, che ne so, in cui si fa vedere lo screenshot di un sito di Creative Commons per vedere come sono le licenze Creative Commons, quella lì è, anzi forse non è neanche una fotografia perché è uno screenshot, quindi non può vantare, non può essere un'opera di intesa come di documentazione. Anche questa qui è una bella foto database, scritto, non so se la vedete, scritto su, incidendo su due manuali, su due libri di enciclopedia, no? Anche quella è una foto che ha un carattere creativo di un certo tipo, e non è un discorso qualitativo, non è se la foto è fatta bene piuttosto che male. Anche il ragazzino, diciamo, senza competenze fotografiche, che fa una foto per un concorso fotografico, ha un diritto di 70 anni dalla sua morte, anche se la foto è qualitativamente una ciofega, mentre il fotografo super professionale che fa la foto aerea con una macchina che costa 5.000 euro, quello ha un diritto invece connesso, perché è l'intento che conta e non tanto la qualità della fotografia. I diritti relativi alla corrispondenza, arrivo, così li finiamo. I diritti relativi alla corrispondenza, era sulle fotografie? Sì, allora sì, no, facciamola domanda, subito. Allora, sì. Cioè, lei mi sta dicendo che fotografie, ad esempio, degli anni 50 e così via, fatte per i giornali, che sono oggi scaduti i diritti, ma che sono proprietà di civici musei, per esempio, o tipo archivi alinari. Sì. Però ci fanno sempre pagare. Esatto, quello è. Allora. Domanda, che loro a pagare non poco. Allora, siamo sempre lì, finché qualcuno gliele paga, loro continueranno a pagare. Si potrebbe non pagarle, adesso non è che voglio fare la rivoluzione, però è abbastanza interessante questo. Allora, suggerisco un approccio da hacker del diritto, più che sì. Si potrebbe non pagarle, si potrebbe fare un'altra cosa, si potrebbe pagarle una volta e poi ridistribuirle. Se gli si dice non te le pago, loro non te le danno. Se invece le si paga la prima volta e poi le si mette su un server e si dice ok, sono disponibili open, fateci causa. No, grande idea, è un'idea che abbiamo avuto più volte, ma poi c'è sempre qualcuno che ha paura di farlo. Perché poi ovviamente questi possono mandarti la lettera di diffida dell'avvocato. Certo. Poi bisogna difendersi. Io da lei. No, esatto. Io allora, questa cosa l'avevo trovata esattamente, era un caso in cui mi ero trovato quando ho fatto la tesi di dottorato su... proprio le foto aeree, perché era un'agenzia che vendeva foto aeree del 1990, loro avevano fatto un sorvolo di tutte le principali città italiane nel 90. Io la tesi di dottorato la sto facendo, era 2010-2011, e avevo scoperto, visto che mi occupavo di open data in quel periodo, i dati della pubblica amministrazione aperta,
avevo fatto notare che quelle foto erano scadute e loro non l'hanno presa bene, ok? Io poi gli ho detto, guarda, state tranquilli, io non me ne faccio nulla, la mia è una pura curiosità intellettuale da dottorando, quindi è solo per scrivere la tesi, non mi interessa. Però sappiate che se qualcuno ve le prende e ve le pubblica, voi non è che avete molti strumenti per dirgli di no, ok? Morale della favola, loro cosa hanno fatto? Le hanno tolte dal catalogo, cioè per dire la perversione umana, cioè piuttosto si sono fatti del male, non le vendono, perché così se tengono nel cassetto e magari le vendono comunque in altri canali, ma le hanno tolte dal sito. Però per dire come può funzionare la psiche umana, no? Quando io gli ho fatto tutta questa cosa, loro hanno detto, ah sì, ah bene, allora le togliamo. Perché la loro paura era, perché essendo delle foto dei centri abitati delle città italiane del 90, in realtà sono ancora utili, perché sappiamo benissimo che i centri abitati nostri non è che sono cambiati tanto dal 90, essendo dei centri abitati ancora su base principalmente medievale o rinascimentale, i centri non è che sono cambiati magari i sensi unici, ma la foto rimane uguale. Cercai non si può. Boh, può essere, cercate. Io non mi sono più interessato, non volevo neanche andare, però mi era servito, visto per la mia tesi che raccontava, indagava anche un po' l'aspetto psicologico sociale, no? Del diritto d'autore, come c'è questa ossessione al proteggere, cioè dobbiamo fare i conti col fatto che il diritto d'autore non è eterno, cioè non è nato per essere eterno. Quando è nato nel 1700 durava 14 anni dalla data di pubblicazione, ok? Cioè adesso abbiamo portato a 70 anni dalla morte dell'autore, che è un'eternità, perché 70 anni dalla morte vuol dire che se un autore scrive un brano musicale a 18 anni e campa fino a 95, sono 150 anni di tutela, cioè sono un secolo e mezzo di tutela. La follia totale, soprattutto in un mondo in cui invece la creatività diventa molto obsoleta molto presto, no? Cioè il software è tutelato 70 anni dalla morte dell'autore. Quando mai uno, cioè, quando hai un'applicazione che ha 3 anni la butti via perché non la sopporti più, perché è vecchia. Eppure quella roba lì è, dal punto di vista formale legale, è tutelata per altri, ne ha per altri 100 e qualcosa anni, no? Vabbè. Mi scusi, io ho una domanda. Sì. Per le fotografie musei. Perché normalmente i responsabili dei musei si fanno pagare. Sì, ma allora io non avevo prevista questa parte, perché sennò poi mi infervoro anche. Io guarda, mi sono trovato a litigare con delle. Allora, c'è un altro problema però, purtroppo oltre al diritto d'autore c'è il diritto amministrativo, nel senso che si sono inventati l'articolo 107-108 codice dei beni culturali, è una norma che prevede un diritto di controllare le riproduzioni da parte dei titolari dell'ente pubblico che ha in custodia un bene che viene definito bene culturale, il che è una bella fregatura, perché abbiamo praticamente abbiamo trovato il modo per rendere eterno il diritto d'autore, il copyright, basta dichiarare una cosa bene culturale, motivo per cui mi sono trovato a discutere con ad esempio coloro che detengono l'originale dell'uomo vitruviano, che è del 1505, cioè primi anni del 1500, una roba del genere, forse fine del 1400, quindi non è che il diritto d'autore è scaduto, non è mai esistito, perché il diritto d'autore non esisteva all'epoca, ok? Quindi è la follia totale che ci sia, eppure questi fanno pagare la riproduzione, la danno in licenza, e come la danno in licenza? La danno dietro contratto, cioè ti fanno firmare un contratto, se tu vuoi la copia quella ad alta risoluzione, ti fanno firmare un contratto in cui tu ti impegni a non divulgarla. E come vi dicevo prima, il fatto che ci sia un contratto è esattamente il sintomo che loro non hanno nessun altro strumento se non vincolarti col contratto. C'è anche una filigrana digitale dentro? No, quella che tu paghi, esatto, cioè quella con la filigrana è quella che loro distribuiscono liberamente sul sito a bassa risoluzione, quella lì la potete prendere tutti e viva Dio, almeno quella è libera. Però se ti serve a fini editoriali, ti serve un TIFF ad alta risoluzione, non filigranato, con una fotografia fatta che magari ti fa vedere anche le rigature sulla carta, perché magari sono un archeologo, un documentarista, devo andare a vedere bene che vita ha avuto questo documento importante, questa roba qua la paghi, benché stiamo parlando di un'opera del 1400 o del 1000, però ripeto, non è diritto d'autore, è diritto amministrativo, cioè se sono inventati un'altra norma, io oggi non ho previsto di parlarne perché sennò non ce la facciamo, però sì.
se volete vi mando un articolo, oppure facciamo un'altra giornata di studio su questa cosa, perché posso capire che è un tema interessantissimo e molto attuale, perché oggettivamente noi italiani abbiamo effettivamente un patrimonio che nessuno riesce ad avvicinarsi solamente per il valore, no? Cioè Sgarbi ha detto, ogni tanto dice cose, provocazioni, che con un nostro quadro degli Uffizi ti compri una città tedesca, una cosa del genere, proprio meno. Quindi... però è così, no. Nel senso che quando hai un patrimonio di tale valore, un po' ti scoccia svenderlo, perché loro dicono, i responsabili delle sovrintendenze dicono, non è tanto un problema dell'utente, del singolo utente, il problema è se arriva un gruppo editoriale che comincia a saccheggiare, allora lì, però ripeto, è una questione politica, nel senso che lì c'è una scelta del legislatore di aver creato questa norma, è criticata perché secondo me non so se è il modo giusto, però per adesso è quello. In realtà ce l'hanno anche gli altri, perché i francesi sanno una roba simile. Provate a fare un libro con in copertina la Tour Eiffel, se lo lasciano fare. Andate con una televisione privata a fare una ripresa sotto la Tour Eiffel, se la lasciano fare. Devi chiedere il permesso al comune di Parigi, c'è tutto un giro per cui se sei un turista che fa il filmatino per Facebook non c'è problema, ma se sei una piccola emittente, se sei un documentarista che fa un'intervista di sotto, devi oscuri, metti il cartello dietro la Tour Eiffel, oppure paghi una licenza per poter utilizzare. Quindi per dire che non è una prassi solo nostra, è che da noi non abbiamo solo la Tour Eiffel, abbiamo in tutti i piccoli paesi, negli archivi storici, c'è un patrimonio tale per cui effettivamente potrebbe sfuggire un po' di mano. Sì, allora, la follia, una cosa su cui invece vi invito a essere molto duri e molto aggressivi è quello del far pagare un diritto di mera digitalizzazione. Questa è la follia totale, cioè il fatto che alcuni archivi oppure alcuni soggetti privati, società, agenzie, come dire, vantino un copyright su documenti in pubblico dominio scaduti magari da secoli per il semplice fatto che li hanno digitalizzati, cioè quindi li hanno scannerizzati, detto terra terra, no? Poi capisco che quello scanner lì costi 200.000 euro, però il fatto che tu abbia comprato lo scanner non ti genera un copyright, perché non funziona così il diritto d'autore, perché sennò ora dopo faccio la scansione della scansione e questo copyright dura in eterno. Ok? Quindi su questo, ahimè, ripeto, non possiamo parlarne troppo perché sennò non ce la facciamo, però c'è una mia lezione, c'è il video integrale, sugli stratagemmi con cui il mercato delle opere dell'ingegno è riuscito a inventarsi modi appunto per allungare il pubblico dominio, no? C'è sempre stato, in ambito discografico ci sono i remaster. Quanti remaster dei Pink Floyd e dei Led Zeppelin ci sono? Ogni anno esce un remaster, caspita, ma c'è proprio bisogno di rimasterizzarli tutte queste volte? Non è che c'è bisogno, è che ogni volta che faccio un remaster riparte il diritto del produttore discografico e quindi ho allungato la vita al disco, ok? Visto che non posso più farli risuonare perché uno è morto, no, il remaster dei Doors potrà sempre solo essere un remaster perché Jim Morrison è morto, e quindi il diritto dell'interprete non mi riparte più, il diritto d'autore non mi riparte più, l'unico che posso far ripartire è quello del produttore discografico. Però lì siamo in ambito discografico, come dire, mi scandalizza meno. Quando parliamo di beni che hanno un valore culturale, scientifico, un po' lì mi infervoro, perché dico, caspita, il fatto che tu abbia digitalizzato il manoscritto del 1700, no? Chi è che l'ha? Si parla anche di soldi. Un altro esempio che posso farvi, poi chiudiamo, se no veramente non ce la facciamo, è la digitalizzazione degli appunti originali di Vivaldi. Bellissimo, una cosa di un valore mostruoso, no? Però Vivaldi era del prima metà del 1700. Quindi non c'era neanche il copyright, sono appunti, sono spartiti, scritti a penna da lui, a matita da lui. Il fatto che tu li digitalizzi non è che genera un copyright sulla digitalizzazione, se è una mera digitalizzazione, attenzione, se io faccio il manuale, faccio un trattato in cui è un'altra cosa, c'è attività creativa, ma il fatto che io prenda questi documenti e li metta su uno scanner, che tra l'altro è automatico, no? Perché ormai questi scanner hanno sostanzialmente, funzionano quasi automaticamente, schiacci un bottone e loro digitalizzano. Quindi più è automatico, più è automatizzato il procedimento e meno creativo è. E quindi la mera digitalizzazione
non può assolutamente generare copyright. Eppure anche questa è una cosa che vedo inventarsi, cioè si inventano sto diritto e ci mettono sotto la CD copyright, e purtroppo l'utente medio non è informato su questa dinamica, e quindi vede il copyright, abbassa la testa e pensa che sia corretto così. Voi che siete invece, non siete l'utente medio e uscendo da questo corso lo siete ancora meno adesso, vi invito a essere battaglieri su questa cosa qua, perché se no, veramente, cioè se no... Quello che è successo con i quotidiani da un paio d'anni che hanno iniziato a mettere le produzioni di Silvano. Si può discutere... Quella è un'altra cosa, perché è basato su un'altra norma. Anni fa non c'era, sì, ma perché... Tanto io lo metto, poi quello è un altro, quello è proprio dovuto ad una riforma. Hanno aggiunto una norma sulle rassegne stampa, per cui se non metti quella dicitura, allora vabbè, quello lì lo posso anche lì capire. Ma lì le foto dell'archivio, non so, del piccolo di Trieste, la stampa l'ha pubblicata di Torino, delle foto dell'Ottocento bellissime. Basta, sono scadute quelle robe lì. Cioè, se tu me le metti sul sito, io te le prendo e le uso, punto. Cioè, non è che ti devo chiedere, mi puoi mettere tutte le licenze che vuoi, ma. Una licenza su una cosa che è già di pubblico dominio è un nonsense, perché se sei di pubblico dominio non serve la licenza, punto. Se vi arrabbiate, ve la fate passare, come si diceva a scuola, no? È la fatica doppia, no? Cioè, però appunto ci vuole qualcuno che ogni tanto abbia voglia di alzare la testa e dire: oh, fammi causa, perché così magari il primo che va in causa, il giudice finalmente gli dà ragione, gli altri vedono, hai visto che quello aveva ragione, e allora diventa un modo per, se tutti hanno paura abbassano la testa, perché poi se lo vuole fare, se questa attività la vuole fare l'università, vi assicuro che poi quando passate dall'ufficio legale qualcuno dice: ma no, lascia perdere sta cosa, perché è quello che ho fatto quando avevo a che fare con quelli là delle immagini aeree. Io in quell'epoca ero dottorando e stagista presso un ente di ricerca che non vi posso dire, e il mio, diciamo, responsabile di ricerca aveva detto: ah, bella sta cosa, li mettiamo sul nostro server. Poi qualcuno di sopra ha detto: no, sei scemo, che poi ci fanno causa. Magari sì, però vi dovete difendere. Ah no no, noi queste scocciature qua non le vogliamo, e vi assicuro che anche voi, se prendete questa iniziativa e poi a un certo punto passate verso gli uffici amministrativi, qualcuno vi fermerà. E lì sta al vostro potere, cioè sta a chi pesa di più. Allora non so cosa dirvi. Vedete che purtroppo poi ci troviamo in questo impasse. Vabbè, comunque. No, volevo arrivare anche a questi. I diritti relativi al ritratto sono quelli che poi chiamiamo volgarmente i diritti d'immagine, no? Ok, i diritti che fate ogni tanto... So, là c'è qualcuno che mi sta riprendendo e mi fa le foto, dopo dovrà farmi firmare una liberatoria, come abbiamo fatto ieri al CRO. Perché? Perché quello è il diritto di... in realtà no, in questo caso in realtà vale poco, perché io sono in una situazione di, diciamo, di evento pubblico, in una istituzione pubblica in cui mi sono messo io, diciamo, implicitamente al pubblico ludibrio, quindi non credo che sia il caso. Però spesso succede, andate ad una conferenza, c'è il fotografo che fa le riprese, che fa le foto, poi vi fa firmare la liberatoria perché voi avete prestato la vostra immagine, quindi siete riconoscibili. Qual è questo diritto qua? C'è una categoria professionale, anche lì sempre a dimostrazione del fatto che questi non sono i fratelli poveri, che vende questo diritto a caro prezzo. Pensate a chi è che vende? No, proprio il soggetto che si fa ritrarre, chi è che vende questa? Esatto, i fotomodelli, le fotomodelle, no? Questa gente qua, se tu vuoi Kate Moss nella pubblicità del profumo, devi pagare. Paghi lei, non paghi tanto il fotografo. Quello che ha il diritto d'autore, paradossalmente, è il fotografo che fa la foto, che però nessuno sa chi è, non compare neanche sotto il nome, però tu sai chi è lei, e lei la paghi milioni di euro perché si metta in posa col profumo in mano. Ok? Quella roba lì è questo diritto qua, diritto relativo al ritratto. Idem se chiami il Cristiano Ronaldo con la scarpa da calcio nuova, uguale, no? Corrispondenza epistolare. Corrispondenza epistolare, sì, è un diritto un po' anche lì strano, nel senso che non è, non so, anche lì, tornando all'esempio di prima, al Vittoriale si scopre non tanto un'opera creativa di D'Annunzio, ma delle lettere che lui scriveva con l'Eleonora Duse, quindi hanno un valore storico letterario interessante. Però non erano opere creative in senso proprio, perché lui non le aveva scritte con l'intento di essere pubblicate, ok? Ma
Quindi è un diritto un po' a sé stante di corrispondenza epistolare, quindi è un diritto connesso che è tutelato un po', hanno una durata minore, questi hanno anche una durata minore, tranne quelli più importanti, quelli che pesano di più, quelli discografici sono sempre 70 anni, quindi quelli del mondo discografico e cinematografico, solo discografici, quindi quelli degli artisti, interpreti, esecutori musicali e quelli dei produttori discografico durano 70 anni dalla incisione del master o dall'interpretazione. Questi, a seconda, bisogna andare ad aprire tutti i vari articoli e vedere le durate, però durano sempre un po' meno. I diritti, quelli alle fotografie, durano 20 anni dallo scatto, ok? Quindi quasi sempre il diritto connesso non parte dalla morte di qualcuno, parte dall'anno della realizzazione. Arriviamo a questa situazione, ok? E poi andiamo in pausa, però almeno abbiamo capito, cioè sostanzialmente da quel principio che abbiamo visto prima, cioè che il diritto d'autore scatta automaticamente, si deduce questa situazione, per cui tutto è sotto copyright tranne quello che non è sotto copyright. Adesso passare. Eh sì, perché... visto che è automatico, se una cosa non l'ho fatta io, l'ha fatta qualcun altro, no? Detto terra terra. E quindi questo qualcun altro avrà un copyright. Salvo il momento in cui questo copyright finalmente finisce, e purtroppo, come vediamo, si sposta sempre più in là questo passaggio. E quindi, arrivato quel momento, cioè scadenza dei termini, si passa in pubblico dominio. Dopo vi faccio vedere bene. Ho delle slide sul pubblico dominio, però questa è un po' la situazione. Quindi questa è la regola. È una regola un po', come dire, ansiogena, perché vista così voi vi dite, caspita, allora non posso fare niente, no? Finché questo qua non è morto più di 70 anni non posso fare nulla. No, per fortuna, la regola è che sia o bianco o nero. Però per fortuna ci sono delle situazioni grigie, delle sfumature intermedie, per cui in alcuni casi, però che sono sempre eccezionali, c'è una libertà di utilizzo. Questo libero utilizzo può essere o stabilito dalla legge, può essere o stabilito dalla legge, e sono nella legge italiana gli articoli da 65 o seguenti, dopo li vediamo con alcuni, quelli più importanti, perché mi sono stati proprio chiesti, no, nella richiesta del corso, alcuni mi hanno detto soffermati su questi due o tre casi, dopo li vediamo. Oppure il libero utilizzo può essere stabilito dal titolare dei diritti. Cioè può essere l'autore o l'editore o il produttore, cioè colui che detiene i diritti, che decide di liberare, di lasciare libero l'utilizzo dell'opera. E questo è il caso, come vedete ho messo qua il login delle CC, delle Creative Commons, perché richiama proprio quelle licenze che permettono di fare questa attività, cioè di rilasciare liberamente un'opera. Niente, direi che siamo... Sì, cioè, nel senso, arrivo. Questa è un po', come dire, una mappa concettuale che ci aiuta più o meno nel lavoro di oggi, nel senso che oggi adesso abbiamo completato il lato arancione, però più o meno ci dobbiamo occupare di queste due modi di vedere il diritto d'autore. Tendenzialmente è un closed by default, salvo alcune eccezioni che adesso nella seconda parte della lezione vediamo. Prego. Sì, giusto così per sapere, nella seconda parte, molti di noi sono scientifici, quindi noi facciamo i papers. Questi sì. Papers dobbiamo fare il transfer per copyright. Tipicamente, se lo vogliamo mettere su certe riviste, ci viene chiesto di firmare il man, sì. Dopodiché andiamo su Bissati, da Research Gate, Accademia, eccetera, di metterli lì. Domanda, e questo è una cosa abbastanza cruciale, secondo me. Oltre al problema dell'H2020 che chiedono l'open access, insomma, quello è un altro discorso. Ci occupiamo di queste cose nella seconda parte? No, nel senso non così nel dettaglio, perché non ce la facciamo. Nel senso, quello sarebbe la lezione sull'open access, quello che ho fatto ieri al CRO. No, l'open access d'accordo, ma sul fatto, supposo che posso mettere su questi repository pubblici, come non so se sono pubblici in realtà, ResearchGate, Academia.edu, eccetera, che ci subissero di mail, metti su. La risposta è nel contratto. Certo. Cioè non vi posso rispondere qua io, cioè dovrei vedere tutti i contratti che avete firmato. Allora, il corso di oggi serve proprio a darvi gli strumenti per avere questa maggior consapevolezza e rispondervi da soli, nel senso che la risposta la trovate in un articolo di quel contratto lì che avete firmato. Cioè quando facciamo il transfer, copyright transfer, esatto. Ad esempio, se c'è scritta la parolina magica cessione esclusiva, in realtà non potete, perché in quel caso, essendo ceduto in esclusiva il diritto, è la casa editrice che decide poi dove può essere pubblicata o meno.
Poi che ci sia tutto il discorso del preprint, post-print, che alcune... ma quello... Vabbè. C'è il gol, il print... Vedete che è la lezione sull'open access, però. Quindi non ce la facciamo fare di queste cose. Chiederemo che ci faccia anche questo. Allora, già ieri ne parlavo con Jordan, nel senso, in tre ore e mezza era impossibile parlare di questo. Io ho un corso standard in cui parlo di queste cose, dura una giornata intera, ok? Dura sette ore, otto ore. Quello che facciamo oggi è la base, nel senso che non potrei parlarvi di contratti di cessione senza aver capito quali sono i diritti, no? Ogni tanto me la chiedono, mi dicono, ah, vieni a fare una lezione sui contratti di cessione, e viene fuori un pastrocchio, perché poi continuano a farmi domande che implicano che uno non abbia capito come funziona il diritto d'autore. Anche le Creative Commons, io ho fatto anni a fare lezioni solo sulle Creative Commons perché la gente mi conosceva per quello. Però poi il problema era che la gente non capiva, non perché non capiva le Creative Commons, che sono di una semplicità estrema, ma perché non conoscendo il funzionamento del diritto d'autore erano vittime di una serie di leggende metropolitane e quindi non capivano il senso di mettere una licenza open, no? Ma perché devo mettere una licenza open, tanto una roba è già open, tanto la metto su internet è già open? E io dicevo, no, perché il copyright, e non gli spiegavo tutta questa cosa, e la lezione da un'ora diventava di quattro ore e non aveva più senso. Purtroppo dovete accettare che oggi riusciamo ad arrivare a darvi quegli strumenti di base per capire come funziona il diritto d'autore e quindi avere la conoscenza sufficiente per leggere un contratto di edizione e capire cosa sto facendo, cosa sto firmando. E vi assicuro che è già un passo non da poco, perché siamo un po' nel mondo in cui siamo portati a accettare tutto quello che ci danno con un clic. Non scarico l'applicazione e per andare veloce accetto. Alla fine arriva un punto che accetto anche cose che sarebbe meglio non accettare. E sta cosa si sta portando anche su queste piattaforme, perché cosa fa ResearchGate quando mi manda l'email? Poi mi manda sul sito, mi chiede di registrarmi e quando mi registro mi dice accetti i nostri termini d'uso? E nei termini d'uso di ResearchGate c'è scritto che ti assumi tu la responsabilità di quello che carichi. Quindi se c'è una violazione del copyright loro non ne vogliono sapere. E se te la vedi poi tu col tuo editore con cui hai firmato quel contratto di edizione, quindi purtroppo io non posso rispondere a priori, se non magari facendo una lezione specifica in cui voi mi mandate prima alcuni contratti, oppure una policy che è in uso qua, ieri parlavamo del CRO, di avere una licensing policy, un copyright policy standard per tutto il CRO, perché lì a seconda dei dipartimenti, a seconda dei vari responsabili, c'erano delle liberatorie una diversa dall'altra, no? Allora io ho consigliato di averne una uguale per tutti, avere una licensing policy chiara in modo tale che quando uno vuole avere a che fare col CRO sa che il CRO adotta questo tipo di policy. Non ti va bene? Allora in separata sede discutiamo magari nel tuo caso, perché magari hai delle esclusive da rispettare, se no si applica quella di default che è questa. Quindi questo invito, tipo, non so se avete un regolamento open access qua dell'università, quindi già lì dentro c'è una policy. Ok, quindi io vi invito comunque a fare riferimento a quella. Con il corso di oggi avrete gli strumenti per capirla.